Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questa terza giornata, una giornata nella quale cominceremo parlando con viceministri e sottosegretari per capire l'importanza della situazione ereditata, ma anche i tempi e gli obiettivi che verranno raggiunti. Intanto con me sul palco Fabrizio Frullani, chigista del TG2. Grazie, Fabrizio, grazie. Un appuntamento importante, quello di questi giorni, e anche il confronto che stiamo per fare appunto con i sottosegretari e i viceministri. Beh, sicuramente è un appuntamento che cade in un contesto politico molto importante. Andremo a cercare di capire e analizzare fino in fondo quali sono le linee programmatiche e direttive della squadra dei sottosegretari e dei viceministri, che hanno un ruolo fondamentale appunto nell'azione di governo, che al di là dell'emergenza che abbiamo vissuto in questo momento, al di là della manovra economica, sarà poi dal gennaio prossimo sviluppato sul campo appunto dell'azione politica. E per capire subito qual è la situazione che hanno ereditato, quali sono gli obiettivi che dovranno raggiungere, io do subito la parola a Lucia Albano, sottosegretario al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Insomma, sottosegretario, l'abbiamo visto e lo vediamo purtroppo molto spesso sulla stampa italiana, ma anche sulla stampa estera, il contribuente italiano viene definito un po' come furbetto, come allergico alle regole. Qual è la situazione che ha trovato in questi primi giorni in cui è appunto lì al Ministero? Grazie, intanto buongiorno a tutti, sono veramente così emozionata anche di aprire questa importante giornata di festa, la terza giornata. Grazie. E lo farò brevemente con un intervento che è un po' coniuga e rispondo immediatamente alla domanda. Il mio ruolo di sottosegretario all'economia e alle finanze è il ruolo che ho avuto sia di dottore commercialista che di docente di materie economiche, a cui sono molto legata. E ringrazio ovviamente per la nomina a sottosegretario e per la fiducia accordatami il presidente Giorgia Meloni, che oggi pomeriggio sarà qui con noi. Sì, è vero, qualche giorno fa i giornali intitolavano maglia nera all'Italia per i mancati incassi IVA, ma ecco che torna l'immagine dell'italiano evasore, dell'italiano furbetto, allergico alle regole. Ma è veramente così? Ecco, intanto volevo precisare che i dati dell'Unione Europea sono relativi all'imposta del 2020 e noi sappiamo cosa è accaduto il 2020, c'è stato il lockdown in cui in Italia più che altrove c'è stato un calo fortissimo delle vendite, quindi il dato IVA non era un dato realistico e non è confrontabile con il resto dell'Europa. Ecco, non dobbiamo immediatamente strumentalizzare un dato rispetto alla realtà, ma dobbiamo approfondire. Ma che cos'è che è invece certo? È certo che il sistema fiscale italiano è senza dubbio uno dei più complessi al mondo. È certo che quando facciamo la dichiarazione dei redditi sono 130 le pagine di istruzioni che devono essere, solo un dato per far comprendere quanto sia complesso. È certo che il rapporto tra Stato e contribuente è un rapporto vessatorio. È certo che il sistema sanzionatorio italiano è uno dei sistemi più pesanti al mondo. Le sanzioni possono essere da 120 a 240 volte l'imposta. Quello che è incerto è quello che il contribuente, soprattutto autonomo e libero professionista, imprese, devono versare ogni anno all'anno in quanto imposte, in qualità di imposte. Ma questo è un fisco sostenibile? Ecco, allora, in Italia quindi il rapporto tra Stato e contribuente è un rapporto non in equilibrio. Tra amministrazione finanziaria e contribuente c'è un rapporto quasi fosse da sovrano a suddito. Ecco, noi vogliamo riportarlo ad un rapporto equilibrato, che è quello tra istituzione da una parte e cittadino, quindi cittadini e non sudditi. Questo è fondamentale. Per fare questo è necessaria una rivoluzione copernicana che riporti in equilibrio questo aspetto, e la faremo. La faremo, una rivoluzione basata sulla semplificazione, sulla certezza, su nuove regole del fisco, su una compliance, cioè un accordo, e su una possibilità di concordato preventivo biennale per le imprese, perché si possa avere certezza su quello che deve essere versato. Però ho detto la faremo, ma in realtà abbiamo già cominciato a farla, e abbiamo già cominciato a farla in manovra quest'anno, nella manovra di bilancio, che traccia una traiettoria, che dà una direttrice, che è proprio nel senso che avevo
indicato, cioè un riequilibrio. Per esempio, e non lo voglio, non voglio approfondire perché non è questa la sede, e ringrazio il ministro Leo per poter, il vice ministro Leo per il lavoro che sta facendo, al quale stiamo collaborando, parliamo della tregua fiscale. Ricordiamo che la tregua fiscale, che è in manovra, non è un condono, ma è perché si paga il dovuto, ma si riducono proprio le sanzioni in interessi nella linea che stiamo vedendo. Parliamo di sanzioni minime, interessi zero, parliamo della possibilità di un lavoro sulla flat tax che dà semplificazione e certezza, e per questo è importante. Ricordiamo un dato solo vorrei darvi, che sono 1.100 miliardi, 1.100 miliardi al valore delle cartelle nel magazzino dell'Agenzia delle Entrate, cartelle non pagate, cartelle che devono essere, quindi su questo chiaramente 1.100 miliardi, ricordiamoci la manovra è 35 miliardi. Allora, se dobbiamo fare questa rivoluzione, facciamola, l'abbiamo già iniziata, ma la rivoluzione non è solo una rivoluzione fiscale ed economica, ma deve essere anche una rivoluzione culturale. Se cambia il fisco, deve anche crescere il rapporto col cittadino, deve anche crescere il cittadino. E allora dobbiamo formarlo, il cittadino, ed educarlo fin da ragazzo. Io ho pensato proprio da educatrice la necessità di poterlo formare attraverso la cittadinanza e Costituzione, che è una delle principali, uno dei pilastri, cittadino, ma anche cittadino contribuente, consapevolezza del valore e dell'importanza dell'educazione finanziaria e economica fin da piccoli. Se noi possiamo far crescere i ragazzi in questo modo, certamente avremo la possibilità non solo di dare una consapevolezza dello Stato, ma anche una consapevolezza dei propri mezzi, della possibilità per i giovani di investire su se stessi e di poter sviluppare quella che è la nostra più grande energia, la nostra più grande forza, e provare a liberarla, quella dell'imprenditorialità, dell'imprenditoria giovanile, delle start-up e del Made in Italy. Si era detto di non lasciare indietro nessuno, infatti, ma col reddito di cittadinanza abbiamo lasciato indietro le persone. Il mondo è andato avanti, l'economia è andata avanti, le persone sono rimaste ferme. Diamo degli strumenti che consentano assolutamente di poter crescere, di poter andare avanti e di poterlo fare per tutti. Il MEF, io sono al MEF, ho delle deleghe, io ringrazio anche il ministro Giorgetti che proprio ieri mi ha consegnato le deleghe, sono deleghe importanti sull'economia sociale, sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Una di queste deleghe riguarda anche la parità di genere, e volevo sottolineare che il MEF non è solo giallo-verde, è anche, si è tinto quest'anno, si è tinto di rosso il giorno della giornata contro la violenza, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Volevo anche il tema dell'educazione riportarlo al tema della violenza di genere. Dobbiamo dare modo, e ci sono anche interventi su questo della Banca d'Italia, dobbiamo dare modo alle donne di essere autonome anche attraverso una conoscenza importante di quella che è, diciamo, l'aspetto economico della vita di ogni giorno. Le donne soffrono perché sono dipendenti dagli uomini. Dare loro una maggiore consapevolezza economico-finanziaria significa dare loro anche un'autonomia e una libertà. Sono inoltre, grazie. Ma vorrei dare un altro colore a questo ministero che molto spesso sembra troppo grigio. Vorrei dare altri colori, che sono i colori legati alla possibilità di lavorare sul territorio in maniera efficace. E questo attraverso la delega appunto sul piano nazionale di ripresa e resilienza, benessere equo e sostenibile, ma anche sulla la delega relativa al dissesto idrogeologico e quella relativa al sisma. Perché un fisco sostenibile diventa una possibilità in più, diventa un alleato. Un alleato del nostro territorio. Facciamo l'esempio, una proroga in manovra di bilancio, c'è la proroga tutto il 2023 della decontribuzione sud, cioè l'estensione dei crediti d'imposta per le aziende che assumono al sud, per le zone economiche speciali, per le aree terremotate. E con questo volevo anche ricordare che grande attenzione è stata, con il decreto è stata riservata ai tragici fatti avvenuti recentemente ad Ischia, oltre ai tragici fatti che sono avvenuti nelle Marche recentemente, e su questo è stato importante e decisivo
l'apporto che il governo ha dato con i 400 milioni alle Marche per sostenere le popolazioni che sono state colpite da questa grave calamità. E questo, e concludo, si sta finalmente verificando anche attraverso la costruzione di un gruppo di persone e di attraverso non solo una volontà dell'esecutivo, ma una serie di persone che stanno lavorando a questo progetto, ad un progetto di far ripartire le aree interne, far lavorare il territorio, creare anche una coesione tra tanti territori. Mi riferisco ai nostri governatori, ai governatori di Fratelli d'Italia, che sono il presidente Acquaroli e il presidente Marsiglio di Fratelli d'Italia, nonché ai nostri grandi e importanti sindaci delle aree interne, Terni, Rieti, Ascoli Piceno, L'Aquila. Ecco, si sta creando una squadra per far sì che ci possa essere una importante cerniera, chiudo, tra nord e sud. È la questione centrale. L'Italia centrale ha bisogno di essere rimessa in agenda, perché la questione dell'Italia centrale è una questione centrale dell'Italia, per l'Italia. E quindi tutto questo lavoro è fondamentale per il nostro futuro. Quindi buon proseguimento dei lavori, buona festa, possiamo andare avanti, grazie. Viva l'Italia e viva ovviamente Fratelli d'Italia. Grazie a tutti. Grazie, grazie sottosegretario, grazie. Grazie mille, ovviamente cerchiamo un po' di ridurre la scaletta per dare tempo giuntamente per la scansione, quella che è della giornata. Il secondo intervento è del sottosegretario Claudio Barbaro al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la pacificazione tra produzione e ambientale. Ben arrivato, volevo introdurla con una piccola domanda, insomma la transizione energetica è uno dei dossier principali all'attenzione dell'agenda internazionale. Ecco, lei pensa che esistano delle resistenze a livello anche culturale affinché l'azione di un governo di destra si esplichi anche in questo campo? E la lascio al suo intervento, prego. Intanto io chiamerei la platea a un applauso, perché è arrivata una notizia importantissima proprio in questo istante. Sapete, io sono un uomo di sport e tuttora mi occupo di sport. La nazionale italiana, la staffetta 4x50, ha appena vinto il titolo mondiale stabilendo il nuovo record del mondo, per cui mi sembrava doveroso richiamare l'attenzione della platea su questo argomento e poi entrare nel vivo dell'argomento. Innanzitutto, dopo tanti anni di politica, è la prima volta che parlo a Piazza del Popolo. È un motivo di orgoglio per me, oltre che di continuità storica con quello che ho fatto, quello che il nostro mondo ha rappresentato e quello che rappresenta questa piazza. Parto ovviamente dalla domanda, non posso fare diversamente, è una domanda alla quale vorrei controbattere con un'altra domanda: quanto tempo ho a disposizione? Mi sembra di aver capito che ne ho veramente poco e quindi dovrò assolutamente attenermi ai tempi, perché l'aspetto politico che caratterizza la presenza di questo governo in tema ambientale è un qualcosa di estremamente importante. È ovvio e banale sottolinearlo da questo punto di vista. Io credo che non ci sia tema più sentito del momento, ma è altrettanto importante capire qual è il contesto culturale all'interno del quale ci troviamo a muovere. Personalmente mi trovo all'interno di uno dei ministeri più tecnici, più politicizzati, ma soprattutto più fortemente ideologizzati. Vedete, la sinistra nel corso degli anni, dopo la caduta del comunismo, ha sostituito al massimalismo di sinistra il massimalismo ambientalista. Questo per noi è un ostacolo, un freno enorme, che fa il paio anche con la domanda che mi ha rivolto l'amico Frullani. Si avverte un clima, si avverte una diffidenza, una ostilità palese che riscontriamo in tutti i contesti possibili, partendo da quelli amministrativi a quelli dei confronti con tutti quelli che sono gli stakeholder che rappresentano questo sistema. Io da questo punto di vista però posso rispondere, dal punto di vista culturale soprattutto, con quella che è la storia dell'ambientalismo a destra. È una storia importante, siamo attrezzati da questo punto di vista.
siamo fortemente in grado di poter rispondere a quelle che sono le difficoltà che nel quotidiano andiamo ad affrontare, in un contesto, come ho detto, difficilissimo e nei confronti del quale abbiamo la possibilità di riferirci ad aspetti storici del nostro ambiente che partono da Fare Verde, col grande presidente Paolo Colli, un presidente che ha saputo costruire nel corso degli anni una coscienza ambientalista a destra, ma non è stata l'unica associazione che ha rappresentato la destra nel tema ambientale. C'è stato Ambiente e Vita con il presidente Nino Spiri, ci sono i gruppi di ricerca ecologica, c'è quindi una forte cultura dell'ambiente a destra. Potrei citare uno slogan che la nostra presidente Giorgia ha molto a cuore e che riguarda i temi dell'ambientalismo, facendo riferimento a Scrutolo: non c'è un ambientalista più convinto di un conservatore. Bene, questi sono aspetti che permettono di affrontare questa ostilità che ci complica quotidianamente la vita e nei confronti della quale noi non rispondiamo con atteggiamenti ideologici preconcetti, ma rispondiamo con atteggiamenti solidi costruiti sul fare e non sulle dichiarazioni di intenti. Dichiarazioni di intenti delle quali è pieno il mondo ambientalista, basta citare una su tutte, l'Agenda 2030, un'agenda importante, per carità di Dio, un'agenda che ha fissato degli elementi importanti per quello che riguarda le politiche relative alla sostenibilità, ma spesso e volentieri un libro dei sogni per il quale a volte bastano dei semplici incidenti di percorso per non rispettare le tabelle di marcia, una pandemia, la guerra. Ci troviamo nei confronti di questo tema quindi fortemente in ritardo anche per quello che riguarda la possibilità di andare a controbattere con temi concreti le modifiche in corso. E allora c'è bisogno di un paradigma culturale che riguarda la possibilità di non andare avanti né a dogmi né a pregiudizi e che per quello che riguarda la politica di questo governo è già stato dettato in maniera chiara nel cambiamento che è stato adottato per andare a indicare le politiche ambientali. Si è passati da un Ministero della Transizione Ecologica, aspetto e denominazione fortemente ideologica e molto mediatica, a un semplice ritorno all'ambiente e alla sicurezza energetica. L'ambiente è tutto quello che lo caratterizza con l'uomo al centro e la sicurezza energetica che vuol dire semplicemente l'aumento delle capacità dell'Italia in termini di indipendenza energetica. Questi sono aspetti sui quali noi ci andremo a confrontare sotto il profilo culturale. Non vogliamo parlare di cambiamento, il cambiamento saranno i fatti a determinarlo e noi sui fatti andremo a costruire la nostra azione. E infine, e vado a chiudere cercando di rispettare i tempi, c'è un altro aspetto che mi sta particolarmente a cuore e che riguarda l'insediamento del sottoscritto all'interno del Ministero dell'Ambiente, ma credo che questo sia un tema condivisibile e riconducibile alle problematiche che ciascun collega sta vivendo in questi giorni nell'insediamento all'interno dei propri dicasteri. Mi riferisco ai rapporti con la struttura amministrativa, mi riferisco ai rapporti con la classe dirigente dei ministeri. Io particolarmente mi trovo in difficoltà all'interno del Ministero dell'Ambiente perché c'è una classe dirigente molto politicizzata, una classe dirigente ostile al cambiamento, refrattaria a qualsiasi tipo di invito. Io lo denuncio fortemente da questo palco, assumendomene la responsabilità di andare ad incidere da questo punto di vista, andando nei limiti di quello che ci è consentito dalla legge, le leggi e le procedure che lo permettono, a esercitare con forza lo spoil system. Senza lo spoil system non andremo da nessuna parte. Abbiamo necessità assoluta, e lo dico con estrema franchezza, di andare a rispondere in maniera chiara a quel mandato forte e chiaro che i cittadini ci hanno dato. E concludo veramente. Al di là delle deleghe che mi sono state date e per le quali ringrazio il Ministro per avermi dato la fiducia di poter esercitare la mia, mi auguro, competenza in alcuni campi, io però voglio rispondere in maniera forte e chiara che al Ministero dell'Ambiente, della Sicurezza Energetica,
non mi limiterò soltanto a esprimermi attraverso le mie competenze, ma cercherò di dare risposte, come è giusto che siano, a 360 gradi su tutti i temi dell'ambiente e della sicurezza energetica, per tre motivi precisi: perché il mandato, l'ho detto, è forte e chiaro e lo dobbiamo ai cittadini, perché abbiamo un'identità culturale anche nell'ambiente e perché siamo il partito di maggioranza relativa. Grazie. Grazie, grazie sottosegretario, grazie. Continuiamo questo confronto, questa occasione con il sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy, che sta salendo, Fausta Bergamotto, buongiorno. È un momento sicuramente molto difficile per le imprese, la pandemia, il caro energia, insomma servono delle indicazioni chiare, concrete, e gli imprenditori contano sul governo per poter avere la possibilità di ripartire, perché è fondamentale. È una sfida che va vinta, ma come, sottosegretario? Grazie, grazie, buongiorno a tutti, a questa bellissima platea e innanzitutto buona festa a tutti quanti noi. Allora, le premesse sono state già ovviamente appena fatte, però io vorrei ricordare una cosa. Così? Ok, grazie. Vorrei ricordare una cosa. Nelle premesse del programma elettorale di Fratelli d'Italia si legge: in un piano di volo si individua una meta, si traccia la rotta e si prepara la partenza. Noi sappiamo benissimo come l'instabilità politica dei precedenti governi, che sono stati sostenuti da maggioranze eterogenee e improbabili, abbiano portato l'Italia ad una prolungata crisi economica e non solo. Il nostro tessuto produttivo è diventato sempre meno competitivo e lo Stato non è stato più percepito da chi produce come un alleato, ma come una presenza invasiva e poco rispettosa. Per noi tutti di questa platea, chi fa impresa e crea ricchezza è una risorsa che deve essere valorizzata e non è un nemico da combattere. Il nostro slogan è stato da subito, e il nostro presidente non perde occasione per ribadirlo: non disturbare chi vuol fare. Ora, dopo 11 anni, finalmente abbiamo un governo con una prospettiva di legislatura. E allora il nostro piano di volo, mi riferisco in questo caso al Ministero che rappresento, nel nostro piano siamo partiti subito cambiando il nome al Ministero stesso, la denominazione, non più Ministero per lo sviluppo economico, ma Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il nuovo nome non risponde solo a un vezzo vessicale, ma individua una mission ben precisa, che corrisponde a una nuova visione di società e di impresa. Abbiamo scelto di chiamarlo Ministero delle Imprese perché vogliamo ricollocare l'impresa al centro, ovvero dare valore a chi lavora e a chi produce ricchezza. E poi del Made in Italy perché siamo un paese che tradizionalmente crea, trasforma, inventa e che ha un contenuto di competenza e di specializzazione unica. Sono prodotti che ormai rappresentano il patrimonio dei cittadini di tutto il mondo, un patrimonio che va sostenuto, che va valorizzato, che va tutelato e che va promosso. Questo marcato tratto identitario del Made in Italy con le imprese del paese è fondamento della nostra economia ed è la cifra della volontà del governo di investire nello sviluppo del nostro straordinario tessuto imprenditoriale. Tra le deleghe che ho l'onore, ma anche l'onere, di esercitare ci sono le crisi di impresa e le riconversioni industriali. E da una prima analisi del numero dei tavoli di crisi esistenti è emerso uno scenario davvero devastante.
Ci sono circa 70 tavoli di crisi, di cui 44 attivi e 29 di monitoraggio, per un totale di circa 96.000 lavoratori coinvolti. E analizzando i tavoli di crisi, tra l'altro, non emerge un settore prevalente, ma quelli maggiormente interessati sono la siderurgia, gli elettrodomestici, l'automotive. E da un punto di vista meramente numerico, le crisi aziendali attraversano il paese da nord a sud, con una maggiore concentrazione nelle regioni meridionali e insulari. Tuttavia, nella consapevolezza della gravità di questa situazione e del ruolo che dovremmo svolgere in un momento di grande difficoltà economica, aggravata tra l'altro dalla situazione geopolitica, abbiamo l'ambizione di trasformare il Ministero delle Crisi in Ministero delle Opportunità. E per un vero piano industriale è indispensabile rimuovere tutti i vincoli strutturali e liberare le forze produttive dell'Italia. Bisogna consentire alle imprese di svilupparsi e di competere anche e soprattutto a livello internazionale, e bisogna restituire all'Italia una strategia industriale per favorire soprattutto le catene di approvvigionamento nei settori strategici. Noi dobbiamo assolutamente incentivare la rilocalizzazione delle attività produttive e disincentivare la delocalizzazione. Però un piano industriale che sia credibile in questo momento storico non può prescindere dalla necessità anche di una forte politica industriale europea. Noi vogliamo essere presenti in Europa perché noi vogliamo partecipare alle decisioni che vengono prese in Europa e non, come è accaduto finora, subire le decisioni che vengono prese in Europa. Sono quindi necessarie delle risorse per il potenziamento degli investimenti. Non ci possiamo permettere di passare da una dipendenza energetica della Russia a una dipendenza tecnologica della Cina. Ed è per questo che dobbiamo favorire gli investimenti per completare quelle filiere industriali che oggi creano problemi e che sono in settori critici. Mi riferisco ai semiconduttori, ai chip, che ritardano per esempio la consegna delle automobili. Ma proprio per questo, dopo anche aver osservato il potente piano americano, il piano industriale americano che è stato messo in piedi, che solo per abbattere l'inflazione ha messo in circolazione circa 369 miliardi di dollari, il ministro Urso ha avviato una serie di interlocuzioni e di incontri internazionali, tra questi con il commissario europeo Breton. E nel colloquio che è avvenuto a Roma qualche giorno fa, il ministro ha impostato la sua richiesta sulla necessità di fondare una politica industriale europea come risposta proprio alle sfide che provengono dalla Cina e dagli Stati Uniti. L'Europa deve essere unita perché, vedete, i 200 miliardi messi sul piatto da Berlino hanno frammentato il mercato e quindi esiste e deve esserci una decisione comune. Ora, sono stati individuati degli asset su cui intervenire. Entro la fine dell'anno probabilmente ci sarà già un incontro con la stesura di un piano che detti le linee programmatiche. Si pensa ad intervenire con un finanziamento nell'ordine del 2,5% del PIL degli Stati membri per consentire a ciascuno Stato di finanziare le proprie imprese. Bisogna allentare, devo fermarmi, okay, la disciplina degli aiuti di Stato per le produzioni verdi e migliorare i processi autorizzativi. Un'ultima cosa la voglio dire. Poiché è necessaria una forte sburocratizzazione, una cosa importantissima che è stata messa in piedi da questo governo è il cosiddetto difensore civico delle imprese, ovvero sia la possibilità che il Ministero eserciti il potere sostitutivo sulle amministrazioni centrali dello Stato
che per inerzia bloccano gli investimenti che hanno un forte impatto a livello occupazionale e produttivo della nazione. Io mi fermo, avrei voluto dire anche altre cose, però cosa posso dire? Riprendendo la mia premessa, nel piano di volo la meta è stata individuata, la rotta è stata tracciata e noi siamo partiti. Quindi viva Fratelli d'Italia e viva Giorgia Meloni. Grazie. Grazie. Grazie sottosegretario, grazie. Intervento numero 4, Marcello Gemmato, qui con me, un applauso forte ovviamente sottosegretario al Ministero della Salute, è chiaramente grazie, ben arrivato, a lei i 7 minuti di rito, scusate ma dobbiamo stare nei tempi, ecco la domanda che si poteva fare tranquillamente, e facciamolo l'applauso forte, almeno... Ecco sottosegretario, la volevo introdurre, ovviamente non è gioco forza, dobbiamo parlare di Covid, ci siamo, dopo 3 anni siamo fuori o quasi dal tunnel, le lascio la parola dicendo che prospettive abbiamo oggi, che tipo di sanità pensate guardando al futuro, prego. Sì, grazie, un saluto particolare a tutti, grazie per l'accoglienza, grazie di esserci, grazie di festeggiare insieme a noi questo decennale che è importante nella misura in cui lancia la prospettiva di una classe dirigente che 10 anni fa ha immaginato di poter lanciare la sfida all'Italia, alla classe dirigente politica che pensava che la destra in Italia fosse morta. La destra in Italia non è morta, la destra in Italia è governo della nazione, la destra in Italia festeggia il suo 10° compleanno e con i suoi uomini di governo cerca di dare una prospettiva alla stessa. Parlo alla classe dirigente di Fratelli d'Italia, parlo ai tanti che sono collegati sui social con noi, parlo ovviamente ai giornalisti presenti e io vorrei portare un contributo di verità al dibattito politico per poi passare a quelle che sono le prospettive di governo di Fratelli d'Italia in tema di sanità nei 7 minuti concessimi e cercherò di essere sintetico, ma dovrò toccare assolutamente alcuni punti. Il primo, ci raccontano che il Fondo Sanitario Nazionale sia stato definanziato. Ora, la sinistra gramsciana ci ha abituato al concetto per cui la bugia ripetuta diventa mezza verità. Se io facessi un sondaggio fra di voi che siete classe dirigente di questo partito, io sono convinto del fatto che almeno una metà è convinto del fatto che noi abbiamo tagliato il Fondo Sanitario Nazionale. Vi comunico che il Fondo Sanitario Nazionale non è stato tagliato, che il governo di Giorgia Meloni non ha tagliato il Fondo Sanitario Nazionale. Vi comunico che il governo Meloni, il ministro Schillaci hanno implementato la dotazione dello stesso. Ve lo dico perché? Ve lo dico per tabulas, per numeri, perché è facile molte volte controvertire da parte di chi ha dalla parte sua il mainstream, i media, i ben pensanti, i radical chic, ma sui numeri siamo tutti quanti d'accordo. Fondo Sanitario Nazionale quest'anno dotato di 129,6 miliardi, 129,6 miliardi, più 2 miliardi 150 milioni per il 2023. Nel 2024 diventano 2 miliardi e 300 milioni, nel 2025 diventano 2 miliardi e 600 milioni. Il Fondo Sanitario Nazionale toccherà cifre impensabili, quindi noi partiamo da 129 miliardi per arrivare poi implementando a questi. Lo stesso Fondo Sanitario Nazionale era dotato di 114 miliardi prima del Covid. E sapete cosa ci dice la Fondazione GIMB, una fondazione che è indipendente e che è lontana ovviamente dalle posizioni dei Fratelli d'Italia? Ci racconta che nei 10 anni precedenti al Covid sono stati definanziati 37 miliardi di euro e a farlo è stata la sinistra, perché nei 10 anni precedenti non ha governato né Fratelli d'Italia né il centrodestra, ma ha governato la sinistra nelle diverse forme camaleontiche nelle quali ci ha abituato, che pur non vincendo le elezioni comunque andava al governo. Benissimo. Sapete qual è l'artefizio che loro utilizzano per capire
come sono diabolici dal punto di vista tecnico e di comunicazione. Loro rapportano il deficit con il PIL, che è un dato ineccepibile. Ma che fanno? Lo rapportano nei due anni in cui noi abbiamo avuto il Covid e ovviamente c'è stata una contrazione del nostro PIL. Banalmente, anche un bambino di scuola elementare sa che se tu hai un numeratore e un denominatore, il denominatore è costituito dal PIL, e questo diminuisce perché l'Italia era chiusa, è evidente che il numeratore sale. Allora loro ci raccontano che noi abbiamo differenziato perché la percentuale è diversa, ma valgono i dati assoluti, anche perché, anche relativamente all'inflazione, mi sento di dire che l'inflazione non colpisce gli stipendi degli operatori sanitari, o meglio, non c'è l'indicizzazione degli stipendi dei sanitari e quindi quell'impatto, l'impatto dell'inflazione è mitigato da questo. Ora, ve lo dico per dire che cosa? Che noi dobbiamo imparare tutti quanti anche a rispondere puntualmente alle fesserie che la sinistra racconta, perché è una sinistra che non ha più argomenti e che ci attacca su tutto e sul contrario di tutto. Io ne sono stato esempio per quella vicenda che mi ha toccato e ringrazio i tanti che mi hanno sostenuto per aver voluto portare un momento di verità al dibattito. Poi non voglio entrare nella polemica, finalmente viviamo una fase post pandemica, ci lasciamo alle spalle la pandemia. Prima di venire qui ho visto i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, l'occupazione delle terapie intensive è in calo, siamo praticamente all'occupazione del 2,86% delle terapie intensive, finalmente il virus si endemizza e quindi noi possiamo darci un orizzonte di governo della sanità senza, diciamo, questo mostro che ha colpito negli ultimi anni l'Italia e tutto il mondo. Che cosa dobbiamo fare? L'indirizzo è chiaro e semplice, noi dobbiamo evidentemente ripartire da ciò che non ha funzionato, in primis il definanziamento, secondo elemento, mamma mia, siamo già arrivati a un minuto, quindi secondo elemento è il DM70 del 2015 che ha portato alla desertificazione dell'assistenza territoriale sanitaria. Noi nelle aree interne abbiamo interi comuni che non hanno una traccia di sistema sanitario nazionale. Noi dobbiamo pensare alle aree interne, perché nel disegno diabolico della sinistra loro vogliono svuotare le nostre aree interne, perché vogliono che tutti afferiscono nelle grandi metropoli urbane dove vanno a vivere in questi palazzoni tutti spersonalizzati e dove, creando un ceto indefinito, che non ha una cultura, non ha identità, non ha dei valori, è facilmente condizionabile. Noi siamo per l'Italia degli 8.000 campanili, noi siamo per l'Italia della diversità, noi siamo per la difesa di questa Italia che deve partire anche dalla sanità per fare in modo che le nostre aree interne non vengano spopolate. Lo faremo utilizzando i 15,6 miliardi del Fondo Sede del PNRR che devono rendere sanità di prossimità. L'idea che loro hanno avuto di poter attrezzare le cosiddette case di comunità 1350 evidentemente è già fallimentare nei numeri, perché se tu prendi 1350 case di comunità e le dividi per i 60 milioni di abitanti, meglio il contrario, tu hai 40.000 abitanti per casa di comunità. Mi dite che sanità di prossimità è nelle aree interne una sanità che rapporta 1 a 40.000? Su questo concludo, il nostro impegno ci sarà, il nostro impegno sarà legato al raggiungimento di ciò che l'articolo 32 della nostra Costituzione recita, e cioè che tutti i cittadini italiani hanno pari livello di diritto di assistenza sanitaria, che vivano nelle aree interne o che vivano nel centro della metropoli urbana, soprattutto che vivano al nord o che vivano al sud. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie. Grazie al sottosegretario Gemmato, continuiamo con il prossimo intervento, il sottosegretario Augusta Montaruli al Ministero dell'Università e della Ricerca. Su questo palco vediamo una parola molto importante, tante parole molto importanti, ma anche la scritta "Costruiamo l'Italia del futuro". Sottosegretario, il futuro passa soprattutto attraverso l'università e la ricerca e anche il merito probabilmente. Non probabilmente, sicuramente tramite il merito. Io voglio iniziare questo mio intervento, intanto concedetemelo, perché è la prima volta che parlo in pubblico in qualità di sottosegretario di Stato ai ragazzi di Azione Universitaria, perché
non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno dal primo giorno che sono entrato al Ministero. Non è facile passare dai gradoni di Palazzo Nuovo ai gradini del Ministero dell'Università, e loro sono stati veramente al mio fianco e lo sono tuttora. Però voglio ringraziare anche tutti gli studenti che non sono schierati a destra, che hanno manifestato in questi giorni, perché nel loro manifestare hanno dimostrato una cosa: che la destra brutta e cattiva e soprattutto repressiva non esiste, perché hanno potuto manifestare, in maniera assolutamente pacifica ed esprimere giustamente le loro idee, e che l'ultima volta in realtà in cui ho visto degli studenti essere repressi, il ministro dell'Interno non si chiamava Piantedosi ma si chiamava Lamorgese, e lo faceva con una circolare in virtù della quale, richiamandosi ad una emergenza pandemia conclusa, continuava ad impedire i cortei nelle città. Quindi questo è tanto per dire che il decreto rave assolutamente non ha impedito agli universitari di poter manifestare. Anzi, manifestate più che potete, perché vi preferiamo in una piazza piuttosto che su un divano. Ragazzi, e a loro mi rivolgo, soprattutto a chi manifesta contro di noi. Guardate che chi nega il merito vuole la regola dell'uno vale uno applicata a voi. Ma voi volete essere dei Toninelli? Immagino di no. Noi non vogliamo la regola dell'uno vale uno, perché abbiamo imparato, l'Italia ha imparato, che una nazione che non investe nelle proprie competenze è destinata a fallire. E Fratelli d'Italia e noi siamo stati eletti per scardinare la mentalità dell'uno vale uno e per mettere nuovamente al centro le competenze. Merito è dire che non siamo tutti uguali, ma che siamo unici e irripetibili, che abbiamo dentro di noi un talento, che dobbiamo scoprire qual è questo talento e metterlo in campo perché sia un servizio alla collettività. E quando questo non lo facciamo, dobbiamo interrogarci se è colpa nostra o se è colpa dello Stato. Fino ad oggi non c'è stata una politica del merito. E quindi se ci sono delle persone che non sono state in grado di mettere in campo il proprio talento, è perché lo Stato non ha investito nel merito. Il fallimento che oggi si può eventualmente registrare è colpa di uno Stato che ha escluso molte volte il merito. E allora noi abbiamo la necessità di rimettere le cose a posto, e si fa in tre modi. La prima, dare la possibilità ad ogni giovane di scoprire il proprio talento e di metterlo in campo. E questo vede una profonda rivoluzione nel mondo dell'orientamento. L'orientamento deve iniziare nel primo anno di scuola elementare, non nell'ultimo giorno di scuola dell'obbligo. Perché tutti dobbiamo essere liberi di fare le nostre scelte, ma una scelta è tale se è consapevole. E allora, per garantire questa consapevolezza, il secondo intervento che dobbiamo fare è questo: un piano per le competenze. Noi oggi ci troviamo a gestire una mole di risorse straordinaria, che è quella del PNRR, per esempio in opere pubbliche, e ci mancano gli ingegneri civili. Perché? Perché non è mai stato fatto un serio piano delle competenze che permettesse di mettere in correlazione formazione, studio, formazione anche all'interno dell'università e ciò che in realtà il sistema paese aveva realmente bisogno. E il fatto di non metterla in correlazione di fatto allontana le nostre migliori risorse verso l'estero, e anche questo non è più ammissibile. E poi il terzo intervento è quello del diritto allo studio. Però concedetemelo, su questo
io voglio fare un'operazione verità. Perché chi a sinistra ci ha accusato che con il merito, con l'introduzione di provvedimenti di merito, noi di fatto facevamo una più ampia selezione, impedendo a taluni di poter accedere al mondo dell'università e del lavoro, ha detto una grandissima bugia. Noi in questo frangente ci troviamo, l'ho già detto, a gestire le risorse del PNRR. Sul diritto allo studio sono state fatte delle scelte dalla scorsa legislatura. Nel PNRR, per esempio, si è aumentato il valore delle borse di studio, cosa di per sé corretta. Peccato che non si è calcolato in maniera giusta l'aumento, e tale aumento porterà inevitabilmente ad aumentare la platea delle persone idonee che non saranno assegnatarie. È una amara verità, ma è una verità, e questo non l'ha detto nessuno perché probabilmente non avevano i numeri in mano e hanno fatto delle scelte senza considerare i numeri. Quando ieri il ministro Bernini ha detto che abbiamo stanziato 500 milioni, 250 milioni in anno per il 2024-2025, è stata fin troppo elegante. Noi abbiamo dovuto stanziare quelle risorse perché continuasse a esserci un diritto allo studio in Italia, perché altrimenti, proprio perché sono state fatte delle scelte in assenza di numeri, il diritto allo studio sarebbe crollato. Noi siamo i primi difensori del merito e quindi della parità di accesso al mondo universitario. Grazie, grazie al sottosegretario, grazie. Grazie. Prossimo intervento, Amanda Ferro, facciamo continuare l'applauso. Grazie, nei suoi 7 minuti un compito arduo, confermare e continuare a lavorare, ovviamente è stato uno dei tratti distintivi, l'ha detto il Presidente del Consiglio, sarà il governo della lotta alle mafie. Ecco, la sua esperienza nella sua Calabria è vastissima. Che succede oggi? Cosa vogliamo fare? Prego. Buongiorno a tutti, grazie, buon compleanno a noi, buon compleanno a Fratelli Italia, e penso che insomma nel parlare del contrasto alle mafie lo farò anche cercando di seguire un filo logico, ma soprattutto nella giornata in cui si festeggiano i 10 anni della nostra storia politica, della storia di molti di noi qui presenti, ma soprattutto di quella storia che Giorgia Meloni ha sempre raccontato e se è nata quando ha fatto la scelta all'indomani della strage di Capaci. Una scelta che accomuna molti ragazzi di quegli anni, la voragine sull'autostrada, le auto ridotte a groviglie di lameria in via D'Amelio, il sacrificio di Paolo Borsellino, il sorriso cancellato di Emanuela Loi, aveva solo 24 anni, è stata la prima donna a far parte della scorta, la prima donna della Polizia di Stato. E poi l'esempio di grande dignità semplice e maestosa di Maria Rosaria, moglie di Vito Schifani, agente della scorta di Falcone. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Il dolore di una donna che ha visto sacrificare tutto il suo mondo per la lotta alla mafia è diventato il dolore di tutti, la scintilla di una rivolta delle coscienze, l'appello di ciascun italiano a decidere da quale parte stare. Ecco, la nostra storia nasce lì, anche da quel dolore, da quella scelta di campo, ancor più dall'indignazione per la corruzione, per il malaffare, per la vecchia partitocrazia che spinse i volti puliti di una nuova generazione a circondare Montecitorio per chiedere la resa di una politica arroccata nel palazzo e sempre più lontana dai sentimenti della gente. Alla lotta alla mafia è un impegno che abbiamo preso con la nostra storia, e la coerenza del nostro percorso di vita e la responsabilità che abbiamo assunto davanti alla nostra gente. Ed è un segnale non casuale se tra i primi atti del governo di Giorgia Meloni ci sia stata la difesa dell'ergastolo ostativo, un provvedimento la cui valenza simbolica è potentissima, così come gli effetti concreti rispetto al contrasto alle mafie, alla criminalità organizzata. Dopo che negli ultimi anni avevamo registrato un preoccupante arretramento da parte dello Stato nella lotta alla mafia,
Basti pensare alla scarcerazione dei tanti boss che con il pretesto del Covid sono tornati a casa. Siamo arrivati poi alla riforma Cartabia, con la famosa improcedibilità che ha rischiato di mandare al mascio tantissimi processi. È una questione che mi sta molto a cuore, rispetto al quale sono intervenuta più volte nella precedente legislatura in qualità di segretario della Commissione parlamentare antimafia. Ho sempre ritenuto che abolire l'ergastolo ostativo significa smantellare quel sistema di contrasto alle mafie ispirato da Giovanni Falcone e per dare la possibilità alla criminalità di riprendere il controllo del territorio. Sarebbe come realizzare i desideri delle organizzazioni criminali, facendo molti passi indietro rispetto a quella nostra avanzatissima legislazione nel contrasto delle organizzazioni. L'abolizione dell'ergastolo ostativo significherebbe non avere più collaboratori, nessuno avrebbe più convenienza a collaborare e a decidere di aiutare i tanti magistrati. Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare ovviamente un percorso di durezza carceraria nei confronti dei boss, andando incontro anche alle scelte e alle indicazioni della Corte Costituzionale, evitando ovviamente che si faccia solo una scelta rispetto alla buona condotta, ma che ci sia invece un taglio deciso e provato rispetto alla contaminazione di costoro rispetto anche ad ambienti esterni. Per questo, nella salvaguardia dei principi costituzionali, a cui ovviamente per chi ha dichiarato guerra allo Stato, il Governo ha indicato con estrema chiarezza da quale parte stare. Noi stiamo dalla parte del contrasto alle mafie, dalla parte delle vittime, del rispetto del lavoro dei magistrati e delle tante forze dell'ordine che con grandi sacrifici e con grandi rischi personali combattono le organizzazioni criminali che soffocano e affamano i nostri territori. Abbiamo parlato ovviamente di tutto ciò che riguarda la parte delle interdittive antimafia che dovranno essere rivisitate rispetto alle tante aziende che magari con il rafforzamento anche la guida di uno Stato potranno salvaguardare nei territori le tante occupazioni e tanti posti di lavoro. Gli scioglimenti dei comuni che spesso e volentieri ci hanno portato ad una riflessione, a rivedere un testo di legge dove viene colpita sempre e comunque soltanto la politica quando molte volte, quasi sempre, è proprio la burocrazia in qualche modo a determinarne la continuità rispetto a dei meccanismi e a dei rapporti. E allora, guardando sempre e comunque al lavoro che si sta facendo al Viminale insieme al collega Prisco e al ministro Piantedosi, abbiamo pensato di dover rafforzare l'agenzia per i beni confiscati alla mafia di cui ho avuto delega e colpire al cuore la criminalità, quella criminalità che vedendo i propri beni destinati ad enti locali ai quali ovviamente affiancheremo come Ministero nel loro percorso ma anche alle tante associazioni dovranno vedere la vittoria dello Stato contro chi ha dichiarato invece la guerra allo Stato. E allora vogliamo rafforzare tutto ciò che in qualche modo diventa fondamentale non soltanto nella repressione ma anche in una qualcosa che sia un movimento culturale. Oggi ci giochiamo anche una sfida importante, quella del PNRR, dove ovviamente anche le ultime, devo dire, relazioni della distrettuale antimafia hanno lanciato un grido d'allarme rispetto ai grandi appetiti delle più grandi cosche nel poter, attraverso la liquidità, poter entrare e poter usufruire di questi fondi. Lo faremo attraverso il Comitato di Coordinamento e di Alta Sorveglianza delle Infrastrutture, attraverso anche i tanti protocolli con le prefetture italiane. Abbiamo detto che c'è stata una lunga fase di crisi per la quale tante imprese purtroppo col caro gas sono state in qualche modo prese d'assalto. E allora guardate, io ho iniziato parlando ovviamente di quello che è stato il nostro impegno, un impegno che secondo me ci porta anche a dei tempi non troppo lontani. Tanti di noi, tanti li vedo sedute nelle prime file, hanno iniziato a fare politica da giovani, col fronte della gioventù, con il FUAN, con azione studentesca, con azione giovani. Per questo guardiamo con orgoglio ai nostri giovani, a quelli di Gioventù Nazionale che ringrazio e nei quali sguardi riviviamo sempre con un pizzico di emozione il nostro stesso entusiasmo, la nostra stessa voglia di cambiare
la volontà di stare saldi, coerenti con le proprie idee, con le proprie coscienze, senza paura di restare una voce controvento. Chiudo ringraziandovi, ma ringraziando particolarmente i nostri giovani che hanno scelto la strada dell'impegno politico, contrastando il nulla che dilaga in un mondo in cui la gente rinuncia a sperare e dimentica troppo spesso i propri sogni. Il nostro impegno è quello di non tradire mai la vostra fiducia, i vostri sogni, le vostre speranze. A voi giovani dico una cosa: leggete, approfondite, studiate la nostra storia, cercate i vostri esempi. Ascoltate la voce di Maria Rosaria Schifani, tenete a mente le parole del nostro Paolo Borsellino, specchiatevi nel volto pulito di Emanuela Eloi. Le emozioni che proverete, la rabbia che proverete, diranno a tutti quanti da quale parte stare. Quelle emozioni e quella rabbia saranno un patto d'amore che stipulerete con la nostra, con la vostra gente. La scelta di mettere le vostre vite al servizio dell'Italia, di essere parte di una grande storia di sacrificio, di rigore morale, che vi legherà ai patrioti di ieri, che vi legherà soprattutto ai patrioti di domani. Una lunga storia che non avrà fine e che da 10 anni è la nostra storia e sarà la storia per lungo tempo di Fratelli d'Italia. Grazie. Grazie. Grazie al sottosegretario Ferro, grazie. E continuiamo a parlare di un altro tema molto importante con un altro rappresentante del governo. Invito Maria Teresa Bellucci a salire sul palco, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Buongiorno. Buongiorno, grazie. È molto importante, anche per quanto abbiamo sentito poc'anzi e dagli altri interventi, la questione lavoro e anche tutelare e raggiungere il benessere per i più fragili. A lei. Allora, innanzitutto lasciatemi dire e fare anche un applauso a tutti voi, ai 10 anni di storia di Fratelli d'Italia, al popolo di Fratelli d'Italia, al cuore, le gambe, il cervello di Fratelli d'Italia che oggi sono qui dentro, fuori di qui e che rappresentano il DNA del nostro partito. E allora, se parliamo di fragilità, se parliamo di povertà, se parliamo di tutela del benessere, lo voglio dire da qui, forte e chiaro: noi combatteremo il mero assistenzialismo. Noi non vogliamo delle persone schiave di uno Stato padrone. E dico anche chiaramente che diciamo no al reddito di cittadinanza per come è stato pensato, gestito e attuato. E vi dico un'altra cosa: non ci lasceremo intimidire dalle minacce, dalle parole di violenza, da accuse prive di contenuti, da quei tanti post in cui minacciano la vita del nostro leader, presidente del Consiglio Giorgia Meloni, o di Guido Crosetto, di tanti membri del governo e militanti di Fratelli d'Italia. Sappiate che prima di arrivare a loro, al Presidente del Consiglio o a Guido Crosetto o a ciascuno di noi, ci sarà un popolo di Fratelli d'Italia che difenderà quell'idea, quella cultura, quell'amore per la libertà, per la dignità, per la voglia di vedere un popolo a testa alta, in piedi, capace di autodeterminarsi. E su questo voglio fare chiarezza, perché troppa disinformazione riempie le pagine dei giornali, ma riempie anche le parole di certa politica. Quando parliamo di volerci battere contro questo reddito di cittadinanza, lo facciamo con la forza dei contenuti, perché è uno strumento che ha tradito i suoi obiettivi sia di contrasto alla povertà che di politiche attive del lavoro. E vado nel merito, nei fatti, nella statistica. Dati Caritas, non lo dice Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia si occupa di restituirlo. Il 56% dei poveri non vengono raggiunti dal reddito di cittadinanza. Deve far riflettere. Altri dati: il 2% soltanto dei percettori del reddito di cittadinanza riescono ad avere un lavoro.
Altro dato, il 51% delle persone che percepiscono un reddito di cittadinanza hanno sotto i 39 anni e sono del tutto abili a lavorare, ma non sono state neanche avviate a un percorso di formazione, di qualificazione, di acquisizione delle competenze. E allora è uno strumento che deve essere riformato? Certo che sì. E a chi ci dice che noi facciamo caccia al povero piuttosto che invece abbiamo redatto una legge di bilancio sulla pelle dei più fragili? Beh, diciamo che sono falsità. La nostra misura, il nostro bilancio mette in protezione i fragili, infatti abbiamo detto sì al reddito di cittadinanza per questo 2023, poi lo miglioreremo per chi ha un disabile, una persona disabile nella propria famiglia, per chi ha un anziano, per chi ha un minore, per una persona, per una donna che è in gravidanza. Quelle persone non si devono preoccupare di uno Stato che le lascerà sole. Lo Stato rimarrà vicino, lo Stato che vuole il centrodestra e Fratelli d'Italia le metterà in protezione. Ma diciamo anche che tutti coloro i quali sono abili al lavoro devono essere messi nelle condizioni di poter lavorare, perché il lavoro è dignità, il lavoro è libertà. Il lavoro è coscienza di se stessi, il lavoro rende dignitosa la propria vita. E noi ci batteremo per questo, perché vogliamo persone libere, indipendenti, capaci di mettere sulle proprie spalle questa nazione e di portarla lontano in alto. L'unica cultura che conosciamo è quella del lavoro, della libertà, della solidarietà. Per questo ci batteremo, per questo ci impegneremo, in questo e su questo noi non indietreggeremo. Potete dire che arriverete ad ucciderci, a coltellarci, a metterci un pugnale in pancia come avete fatto. Sappiate che non abbiamo paura. Non abbiamo paura perché abbiamo la tranquillità dei nostri valori, la certezza delle nostre idee e il consenso del popolo italiano. Molto oggi è qui, tanto è fuori di qui, ci ha portato al governo di questa nazione. Sappiate che non tradiremo mai la fiducia che ci è stata data. E su questo non siamo assolutamente soli. E per chiudere, davvero nell'ultimo minuto, voglio dirvi un'altra cosa. E ve la voglio raccontare. Questo è il primo governo della storia della Repubblica Italiana che ha offerto una delega, che ha assegnato una delega all'interno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicata alle politiche sociali. Non è mai successo. Ci sono stati viceministro, sì, all'interno del lavoro e delle politiche sociali, ma delegati al lavoro. Le politiche sociali sono sempre vissute all'ombra delle politiche del lavoro, all'ombra di molte altre priorità. Le politiche sociali non sono seconde a nessuno. Interessarsi di politiche sociali significa interessarsi di benessere, di qualità della vita, di dignità, di tutti, indipendentemente dalle condizioni di partenza. E il nostro Presidente del Consiglio, proprio perché ha una visione, un'idea di politica e di politica giusta, ha voluto mettere al centro le politiche sociali destinando una delega ad hoc. Io ho questo onere, io ho questo onore, sono certa di riuscire a portarlo avanti grazie al supporto, all'aiuto e alla forza e alla vicinanza di ciascuno di voi. Grazie e in alto i cuori. Grazie, grazie a Marisa Bellucci, complimenti, grazie. 7 minuti, Galeazzo Bignami, penultimo intervento, prendiamo ovviamente gli appunti, chiaramente l'applauso per Bignami, eccolo qui. Il dossier delle infrastrutture è fondamentale, ovviamente, riprendendo anche prima i concetti che portava all'attenzione Claudio Barbaro, ci possono essere, ci sono elementi di discontinuità anche in questo caso nel Ministero, onorevole? Prego. Beh, qualcosa dirò a riguardo, perché in un Ministero, intanto lo saluto tutti, una bellissima platea, una bellissima evento, dobbiamo ringraziare chi lo ha allestito e credo davvero che la domanda, che riprende quello che diceva Claudio,
sia significativa. Diciamo che per rendere un po' l'idea di che cosa sia il Ministero delle Infrastrutture rispetto alla nostra patria, possiamo immaginare una sorta di hardware e di software, no? Noi abbiamo un software, l'Italia, gli italiani, il nostro sistema produttivo, il nostro sistema imprenditoriale, il terzo settore, che ci ha consentito di diventare la settima potenza manifatturiera non solo del mondo, la seconda in Europa. Poi abbiamo un hardware, che è un hardware composto, che ne so, del sistema marittimo, oggi il 24esimo a livello mondiale, o del sistema aeroportuale, che è il 19esimo a livello mondiale, potrei proseguire a lungo. Quindi c'è un'evidente discontinuità, è come se tu cercassi di fare girare un sistema operativo aggiornatissimo su un hardware vecchio, semplicemente non gira, è quasi un miracolo riuscire a raggiungere quegli obiettivi. E allora bisogna risolverlo il problema. Ma per risolvere il problema bisogna che con franchezza ci diciamo in faccia che questa situazione non è frutto dell'incapacità di chi prima aveva governato al posto nostro, ma è frutto della volontà sistematicamente perseguita da chi prima gestiva il potere di cedere gli asset strategici della nostra nazione, perché consapevole di non essere stato eletto dal voto popolare, si svendeva a mercati, potenze straniere, salotti buoni, interessati a fare affari, perché non gli interessava nulla di dover rispondere al popolo italiano, perché sapevano, così come è successo il 25 settembre, che nel momento che fosse avvenuto una richiesta di fiducia sarebbero stati mandati a casa. Perché dico questo? Perché è bene che anche all'esterno e anche all'interno della nostra nazione si sappia che questo governo ha la finalità di valorizzare, di realizzare non solo un aggiornamento dell'hardware, ma di creare un hardware che sia prossimo anche per i prossimi 10 anni e sia nelle condizioni di alloggiare un sistema operativo sempre più nuovo, sempre più efficiente. Non realizzeremo più un'accessione degli asset strategici, ma al contrario implementeremo quegli nostri asset nel tentativo di realizzare qualche cosa che possa anche rimanere per le generazioni future, e su questo dirò una parola. Perché mi veniva chiesto, c'è discontinuità? Dirò delle cose un po' scomode, ma lo dico anche nella speranza di liberare un po' l'agenda di qualche collega. A tutti quei tecnici che credono che la capacità tecnica sia cambiare la tessera di partito da un governo all'altro, dico di risparmiarsi, di venirci a trovare, perché non sceglieremo in base all'orientamento politico, sceglieremo in base alla capacità di fare il bene della nostra patria. E lo diciamo anche a qualche tecnico presunto tale che con la tessera del Partito Democratico sta ancora cercando di fare il guastatore sulla finalità che noi intendiamo realizzare di rendere ancora migliore la nostra nazione. Perché dico questo? Perché vedete, questo titolo, il convegno di oggi, lo vedete, si chiama 10 anni dalla nascita per costruire l'Italia del futuro. E io credo che noi tra 10 anni ci troveremo qui per riferire dei risultati 10 anni di governo di centrodestra, come è giusto che sia, che ci troveremo qua per dare conto agli italiani a viso aperto, assumendoci le responsabilità di quel che abbiamo fatto, e cercando anche di spiegare le scelte compiute, perché è sempre bene ricordarsi che la destra italiana non proviene da centrali economico-centriche, non proviene da assetti ideologici, ma proviene da un quadro valoriale ben saldo. Allora, se 10 anni fa la destra italiana si è risollevata per se stessa e ha raccolto quel testimone per se stessa, beh, tra 10 anni credo che lo faremo per dare ai giovani che oggi sono in azione studentesca, che sono in gioventù nazionale, che sono nei nostri movimenti giovanili, l'Italia da governare per i 10 anni successivi, perché come qualcuno ci ha insegnato, siamo caduti parecchi volte, l'avversario rideva le nostre cadute, ma noi ci siamo sempre rialzati, perché per noi prima viene l'Italia, poi l'Italia e poi ancora l'Italia. Grazie. Grazie al Vice Ministro Bignami. Ultimo intervento, chiamo il sottosegretario Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una delega molto importante, quella all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, una sfida grandissima, sottosegretario. È importante digitalizzare questo Paese dal punto di vista anche della pubblica amministrazione. Qual è la situazione che avete ereditato e i prossimi passaggi? Grazie. Buona giornata a tutti, buon compleanno a Fratelli d'Italia. Prima di rispondere alla domanda, ho solo 8 minuti e quindi
cercherò di essere molto sintetico. Vorrei riprendere l'intervento di uno dei colleghi che mi ha preceduto, l'onorevole Barbaro, quando ha parlato di spoil system. E allora mi sono informato presso la mia struttura, il Dipartimento per l'Innovazione Digitale, e ho scoperto, per la verità lo sapevo già, che il mio predecessore, negli ultimi 2 mesi del suo mandato, quindi in piena campagna elettorale, ha praticamente assunto un'infornata di circa 150-200 tecnici negli ultimi 2 mesi, e noi non dovremmo fare spoil system, soprattutto considerata la qualità, come diceva Galeazzo Bignami, del nostro personale politico. Allora, l'innovazione tecnologica è una cosa veramente straordinaria, perché sta guidando la trasformazione che è in corso. Basta vedere i processi industriali, basta vedere le nostre imprese, basta vedere quello che sta accadendo anche nelle scuole, nella pubblica amministrazione, anche se ovviamente molto, con molta fatica, e quello che accade anche nella vita nostra di tutti i giorni, perché indubbiamente l'evoluzione tecnologica e l'innovazione ha modificato sostanzialmente anche le nostre relazioni sociali, a volte in meglio, ma a volte anche in peggio. Questo voglio dire che l'innovazione tecnologica è materia da maneggiare con sufficiente cautela e cura, proprio per quelle che sono evidentemente le conseguenze sul nostro vivere. E allora, per digitalizzare occorre una cosa fondamentalmente: occorre connettere, e il Paese in questo momento non è connesso. Parlavo prima con Guido Castelli, che come ex sindaco, amministratore, responsabile degli enti locali, conosce molto bene la situazione. Parlavo con altri sindaci presenti in sala e sappiamo perfettamente che questo è un paese non cablato, non connesso, che ci sono valli, che ci sono zone completamente disconnesse, e se noi non abbiamo la connessione, quindi la fibra, l'FTTH, se vogliamo nelle zone più difficili del paese anche l'FWA, quindi le onde radio, noi non riusciremo a dare quei servizi di efficienza, di efficacia che vogliamo dare. E considerate che parlano di banda larga dal 2006. Guardate, se non c'è l'FTTH, se non c'è la banda larga, ultra larga, non c'è 5G, non c'è connessione, non ci sono le smart city, non c'è l'internet delle cose, non ci sono tutte queste belle cose delle quali ci riempiamo la bocca e che invece no, i nostri cittadini vorrebbero già vedere nell'efficacia dei servizi che a loro noi offriamo. E allora una forza politica nella scorsa legislatura, che era l'opposizione, ha avanzato una serie di proposte relativamente alla connettività del Paese, cioè all'implementazione della banda ultralarga, e quella forza politica fu Fratelli d'Italia, e un solo leader accettò la scommessa di scendere su un campo scivoloso e delicato come quello dell'innovazione tecnologica, con le idee molto chiare, e quella fu Giorgia Meloni, che oggi è Presidente del Consiglio. Ed è significativo questo, perché grazie all'azione politica dei parlamentari, del Dipartimento delle Telecomunicazioni di Fratelli d'Italia, noi oggi abbiamo la possibilità di ragionare attorno a una rete pubblica nazionale che possa connettere questo Paese e che garantisca l'accesso in condizioni di parità ad ogni operatore interessato, e non è poco. Vado verso la conclusione. Noi abbiamo una serie di ostacoli sulla digitalizzazione. Uno certamente è quello della formazione delle competenze digitali, perché nulla o quasi è stato fatto negli anni precedenti. E noi siamo impegnati con un serissimo protocollo a favore della pubblica amministrazione per formare gli amministratori, per formare i dirigenti della pubblica amministrazione. Abbiamo anche un'altra questione delicata, che è quella del polo strategico nazionale, cioè del cloud pubblico, dove tutti quanti dovremmo far migrare i nostri dati. E per noi, per la destra politica, la questione dei dati, la custodia dei dati è fondamentale, l'abbiamo sempre sostenuta come battaglia. Ebbene, ci hanno consegnato un polo strategico nazionale che invece non dà sicurezza ai dati. Questo è bene chiarire. Cioè noi corriamo il rischio di veder manipolati e svelati i dati strategici del Paese, semplicemente perché non abbiamo grandi aziende che fanno cloud e ci dobbiamo affidare ai colossi
high tech degli Stati Uniti come Google, Microsoft, Amazon, che in base alla legge americana, al Cloud Act del 2018, possono essere costretti dall'amministrazione americana a rivelare i dati che trattano. Il nostro cloud, il nostro polo strategico nazionale è in mano a questi soggetti. Non è possibile, è una battaglia di civiltà, è una battaglia per il futuro. Concludo con due proposte. Noi abbiamo due identità digitali, abbiamo la carta di identità elettronica e abbiamo lo SPID. Qualche tempo fa con un paio di colleghi abbiamo chiamato il Comune di Roma, c'era una voce molto suadente che in digitale rispondeva, anche sexy devo dire, che rispondeva buongiorno, siete collegati con il... e praticamente spiegava, digitando i vari tasti, come fare per ottenere una carta di identità elettronica. Ebbene, un collega, per avere un duplicato, cioè una cosa che è già in macchina, al Comune di Roma ha aspettato 4 mesi e mezzo. In questo modo non andremo da nessuna parte. Allora l'idea prima è: cerchiamo di spegnere gradualmente lo SPID, che ovviamente raccoglie una serie di identità digitali, quindi con anche l'aumento dei rischi dei furti di identità, con la duplicazione dei costi, perché indubbiamente abbiamo un problema di duplicazione dei costi, e soprattutto vorremmo facilitare l'azione delle nostre imprese e la relazione dei cittadini con la pubblica amministrazione. Io credo che, d'accordo col poligrafico dello Stato, col Ministero dell'Interno, con il Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale, d'accordo tutti, ma dovremmo cominciare a spegnere gradualmente lo SPID e ad avere la carta d'identità elettronica, un minuto terminato, come unica identità digitale per facilitare la vita agli italiani. La seconda cosa, abbiamo necessità di sperimentare, allora utilizziamo le sandbox regolamentari, cioè un perimetro all'interno del quale sperimentare tutto ciò che poi può essere utile per modificare l'ordinamento in funzione digitale. E anche questo è fondamentale, ovviamente una sandbox controllata dalle autorità amministrative dello Stato, indipendenti ma dello Stato, e noi solo in questo modo potremo innovare. E veramente concludo, abbiamo bisogno di una legge, così come c'è la legge della concorrenza, abbiamo bisogno di una legge annuale sulla innovazione e di un testo unico dell'innovazione, perché l'innovazione passa attraverso tutti i settori ed è molto interdisciplinare, ma noi dobbiamo avere un denominatore comune per poter facilitare la vita ai cittadini e alle nostre imprese. E questa è una scommessa che solo chi ha visione, come la destra politica, la destra parlamentare, può vincere agilmente. Grazie. Grazie, grazie, ringrazio il sottosegretario Butti, al quale chiedo fermo qua. Perché ci raggiungono tutti gli altri viceministri e sottosegretari. Facciamo un applauso ai nostri sottosegretari e viceministri. Qui l'applauso per voi, prego. Abbiamo sentito, Fabrizio, tante scommesse importanti che questo governo si è prefisso. Assolutamente. Scommesse che servono per costruire, e ripeto ancora, il titolo dell'appuntamento, l'Italia del futuro. E soprattutto le ringraziamo, sono stati bravissimi, sono stati nei 7 minuti, non era facile ovviamente, no, ma le esigenze sono queste. Grazie, a voi l'applauso della platea. Grazie, buona festa. Buona festa a tutti. Grazie. Un attimo per i fotografi, un attimo. La cortesia di ecco. Restare prego. Poco più il tempo di un secondo scatto. Prego. Grazie. Ovviamente. Grazie a tutti, non proseguiamo senza interruzione adesso. Per noi è un grande onore avere un ospite importante, un amico, anzi per la verità sono due amici. Avremo l'intervista tra pochissimi istanti al nostro ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, intervistato da Franco Bechis. Giancarlo, vai. Buongiorno.
Allora, io inizio facendogli gli auguri in ritardo, perché ieri era il compleanno di Giorgetti, quindi chiamo un applauso. E lo fa da ministro dell'economia. Cominciamo subito da quello. Mezzo promosso, dicono tutti, dall'Unione Europea. Però il governo dice no, siamo stati promossi a pieni voti sulla manovra. E noi partiamo ovviamente dalla manovra, che è la cosa più importante che ha portato in Parlamento Giorgetti in questo brevissimo tempo. Qual è la verità? Innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, diciamo la verità, no? Proprio la verità, facciamo anche pubblicità. Così, va bene. No, la verità è che funziona così: la Commissione europea ha, nell'ambito del procedimento che è ormai strutturato, l'esame di quelli che sono i progetti di bilancio da parte dei diversi paesi europei, che vengono inviati naturalmente per tempo. Noi siamo arrivati dopo degli altri perché avevamo l'esenzione, noi e un altro paese, perché ci sono state le elezioni, quindi avevamo la possibilità di presentarlo qualche settimana dopo. La Commissione fa un esame di questi progetti di bilancio e poi esprime un giudizio. Il giudizio può essere in linea, in line, oppure parzialmente in linea, oppure non in linea. Quindi su 20 paesi che hanno fatto questo processo, 20 paesi europei che hanno fatto questo processo, 10 paesi sono stati giudicati parzialmente in linea, quindi sono stati promossi con riserva. Ci sono paesi come la Slovenia, la Slovacchia, l'Olanda, la Germania, e 10 paesi, tra cui l'Italia, sono stati giudicati in linea, quindi promossi. E quindi noi siamo la sorpresa è lì, perché praticamente tutti i paesi cosiddetti frugali, quelli che dicevano all'Italia come deve fare, sono stati parzialmente in linea, quindi mezzi bocciati. Allora, questa è la verità, che è incontestabile agli atti. Poi naturalmente, come spesso talvolta accade anche in Italia, c'è chi ti fa contro, cioè c'era chi sperava che l'Italia fosse giudicata parzialmente in linea o non in linea, non è stato così. Ci sono state delle osservazioni, cioè c'è un documento che è anche pubblico, chi vuole lo può andare a consultare in diverse lingue, in cui si esprimono le valutazioni rispetto al bilancio, alla proposta italiana, e c'è il penultimo, il paragrafo 19, in cui si esprimono delle riserve rispetto alle raccomandazioni che erano state fatte in precedenza su tre aspetti, che sono il POS, la mitica vicenda del POS, quella del contante e poi una formula abbastanza complicata da capire relativamente alle pensioni. Però questi sono veramente dei dettagli. Io quello che voglio dire è che in pochissimo tempo siamo riusciti a fare una legge di bilancio che ovviamente il Parlamento deve approvare, quindi l'iter è in corso, che senza scassare la finanza pubblica ha fatto un intervento, secondo noi, significativo, soprattutto verso le categorie che hanno bisogno di più, e cioè le famiglie povere o con redditi medio-bassi e le imprese. Questo è quello che abbiamo fatto e soprattutto quello che io vorrei sottolineare è che l'elemento nuovo di questa manovra, che secondo me è stato poco, dico pubblicizzato, poco valutato, ma che è fondamentale, è che noi abbiamo portato risorse dal sistema previdenziale e le abbiamo messo sulle famiglie e sui figli. Questa è la cosa più importante di questa manovra, di cui si è parlato pochissimo, ma questo non mi sorprende, perché ci vuole il coraggio in qualche modo a investire su quelli che oggi non votano, che magari voteranno fra 18 anni, ma senza i quali non esisterebbe più la sostenibilità del sistema pensionistico per tutti gli altri. La vera riforma delle pensioni è incentivare la famiglia e la natalità. Questo è quello che deve essere importante. Cioè, prima ancora di tagliare, limitare, eccetera, eccetera, se tu non hai
una natalità che potrà sostenere nel lungo termine il sistema, è finito tutto. Allora, siete arrivati in corsa, quindi a dire la verità non c'era manco il tempo per fare delle cose particolarmente significative e nemmeno le risorse. Avete deciso di puntarne 2/3 su l'aiuto contro il caro energia, il caro bollette, però una delle cose che si chiedono tutti è, come è stato annunciato, quegli interventi che sono 2/3 della manovra sono però relativi al primo trimestre del 2023. Si fermano lì perché voi avete fatto la scommessa che sicuramente i prezzi scendono giù o perché sapete già che dovrete intervenire e non si sa come? No, abbiamo fatto questa scelta perché c'è un indirizzo proprio a livello europeo, a beneficio dei giornalisti che dicono che litighiamo sempre con l'Europa, ma cioè, l'indirizzo a livello europeo è che le misure devono essere temporanee e targetizzate. E quindi tutti i paesi in Europa hanno fatto delle misure temporanee e noi siamo quelli che forse li hanno più targetizzate, cioè abbiamo deciso di non in qualche modo beneficiare tutti, ma soltanto, lo ribadisco, le famiglie con bassi redditi, che sono quelle più in difficoltà in questo momento. Abbiamo fatto delle scelte impegnative, anche in qualche modo progressivamente eliminando gli sconti sulla benzina, che riguardano tutti i ricchi e poveri, per mettere tutte le misure nei confronti dei ceti meno abbienti. E quindi abbiamo fatto esattamente quello che hanno fatto tutti in Europa. Cosa succede a marzo? Ovviamente la speranza di tutti è che si risolva il conflitto in Ucraina, che i prezzi scendano, ma siamo assolutamente consapevoli che questo sarà uno scenario probabilmente irrealistico. E in qualche modo, dato per scontato, che tra febbraio e marzo in qualche modo ci sia una revisione completa della politica europea sull'energia. C'è un dibattito, come noto, ahimè, accidentato e non conclusivo sul price cap, sulle acquisti comuni, sul funzionamento del mercato dell'energia in Europa, che ovviamente darebbe un grande contributo in questa direzione. E c'è anche allo studio, e lo stiamo studiando come governo, un modo anche diverso per in qualche modo intervenire sulle bollette. Cioè, la scelta che abbiamo fatto noi di continuare nella logica del bonus sociale e dei crediti d'imposta per le imprese è una scelta in continuità col governo precedente, semplicemente anche per non creare ulteriore casino, cioè ogni volta che si cambia sistema imprese e famiglie non ci capiscono niente e devono in qualche modo già. Quindi abbiamo continuato con il bonus sociale incrementando il numero delle famiglie che ne avranno diritto e beneficio e abbiamo incrementato la misura del credito d'imposta. Però quello che stiamo studiando è un meccanismo che in qualche modo dovrebbe valere non soltanto in Italia ma un po' dappertutto, in cui sostanzialmente il calcolo della bolletta dovrebbe in un qualche modo incentivare il risparmio, cioè dare una fascia protetta di consumo che potrebbe essere ad esempio il 70%, l'80% degli anni precedenti, tutelato allo stesso prezzo, e poi se uno consuma oltre o di più pagare un prezzo molto più elevato. È un meccanismo molto complicato che stiamo studiando e che potrebbe esordire dalla prossima primavera. Allora, sono mesi e mesi che si dibatte in Europa su mettere un tetto al prezzo del gas, di volta in volta un tetto generale, un tetto solo al gas russo, e che poi ha tante complicazioni, ma siamo arrivati a niente alla fin fine. E anche le ipotesi circolate, viste così, sembrano drammatiche, perché quel tetto al prezzo è così alto che dovremmo poi allora considerare che le bollette sono strutturalmente molto aumentate. Non so se quella è la soluzione. No, il problema della soluzione parte da una presa di coscienza, da una consapevolezza che ci dovrebbe essere in Europa, e cioè che un meccanismo di mercato classico in un momento eccezionale come questo non funziona.
Quindi tu, nel momento in cui c'è una guerra, non puoi pensare che il mercato della domanda e dell'offerta funzionino e facciano un prezzo che sia un prezzo fair. No, quello non è un prezzo, è un prezzo drogato da situazioni eccezionali e dalla speculazione. E quindi i diversi paesi europei, invece di farsi concorrenza tra di loro aumentando il prezzo, dovrebbero in qualche modo concertare, un po' come fanno i paesi produttori di petrolio con l'OPEC, una politica comune per ridurre il prezzo invece di portarlo in aumento. Se non c'è questa consapevolezza e se permangono anche a livello europeo diversi punti di vista in cui qualcuno pensa di poter fare da solo, qualcuno non gli interessa perché ha anche qualche altra fonte energetica, allora si mette a rischio non soltanto il mercato dell'energia, ma quello che è la trave portante della Unione Europea, e cioè il mercato unico. Attenzione, cioè a rischio, partendo dall'energia, è il concetto del mercato unico europeo in cui le condizioni di competitività dovrebbero essere almeno, e poi se vogliamo parliamo anche della competitività con non soltanto il Far East ma con gli Stati Uniti, ma almeno nell'Europa, tra tutti quelli che operano in Europa ci dovrebbero essere delle condizioni diciamo così simili, altrimenti viene meno, ribadisco, quello che è il concetto su cui si è costruita proprio. Allora rimango ancora sulle bollette, perché lei è ministro dell'economia in questo governo, ma era ministro anche nel governo precedente. Una delle cose che fa discutere di più è quella tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche. Poi noi pensiamo spesso nell'immaginario che si tratti di Eni, Enel e quindi anche di società che in qualche modo sono controllate dal Ministero dell'Economia, ma in realtà i profitti più straordinari li ha fatti chi andava sulle rinnovabili, produceva energia a un costo molto ribassato, comunque lo stesso costo di prima, e lo rivendeva come se fosse invece energia aumentata per le questioni della guerra e così via. Quella tassa sugli extra profitti non ha funzionato, almeno com'era, perché non ha dato nemmeno, ha dato più o meno un quarto, un quinto dell'incasso che era stato immaginato dal governo precedente. Un lettore di Verità Affari mi ha scritto, dice: ma scusi, il sistema era semplice, si imponeva di vendere a un prezzo simile a quello precedente e il resto lo pagavano le aziende, così le avevi tassate davvero sugli extra profitti. Adesso forse è un po' semplice, però la gente, poi i consumatori ragionano semplice, se quelli fanno extra profitti il modo più semplice per portarli via è imporre un prezzo tu. Se fosse così semplice credo che l'avremmo fatto, perché io facevo parte anche del governo precedente e adesso qui c'è il viceministro Leo con cui ci siamo arrabattati su questa vicenda. Noi, partendo dal presupposto che la precedente imposta, quella che è ispirata l'altro ieri, e tireremo le somme anche sotto l'aspetto poi giurisdizionale dei contenziosi che hanno alimentato, abbiamo valutato che non funzionava e non stava in piedi. La nuova diciamo così imposizione sugli extra profitti che è contenuta alla legge di bilancio a noi sembra molto più equa e molto più razionale, per carità non perfetta, perché ci sono molte lamentele, soprattutto lamentele dai settori che lei ha richiamato, cioè quelli che producono energia anche diciamo fotovoltaico, eolico. Perfetto. Quindi sicuramente non è un'imposta perfetta, sicuramente la perfezioneremo man mano che capiremo anche magari gli errori che abbiamo fatto, ma sicuramente un passo in avanti rispetto alla situazione precedente. Quindi anche in questo caso, in tempi rapidissimi, abbiamo dovuto in qualche modo mettere mano e disegnare quello che è un impianto che noi riteniamo, diciamo così, molto più equo di quello precedente. Come però ho detto nella precedente risposta, tutto quello che è avvenuto in questo anno in Italia, in giro per il mondo, è stata un'affannosa ricerca di strumenti e strumentazione per dare delle risposte, con un processo, come sempre in questi casi,
di errori e di cose azzeccate, e quindi piano piano stiamo cercando e arriveremo a definire quelle che sono le forme migliori, più efficienti e più efficaci per dare questo tipo di risposte, ma è molto molto complicato, perché ci sono delle regole sovranazionali di mercato tali per cui anche per chi decide mancano dei dati informativi fondamentali per in qualche modo esattamente inquadrare e decidere. Quindi io governo, non ho tutte le informazioni che io vorrei avere per in qualche modo arrivare a determinare una corretta politica. E non so se è una notizia, ma sicuramente proprio in queste ore il governo proporrà una norma che ci permette in qualche modo di avere tutte le informazioni che in questo momento, diciamo così, sono un po' diffuse in vari organismi, enti, autorità, e che sembrano quasi dei misteri o dei segreti, ecco. Eh no, adesso mi dica di più di questa norma, perché no, nel senso che centralizza le informazioni che sono... No, tutte le informazioni devono essere in qualche modo rese disponibili al governo, in particolare al ministero competente, il ministero dell'ambiente, tanto per intenderci, della transizione energetica, e al ministero dell'economia, perché se io faccio una politica, come abbiamo discusso, per due terzi centrata e calibrata per in qualche modo sterilizzare, mitigare gli impatti sulle famiglie e sulle imprese, io devo avere tutte le informazioni relative a come si forma il prezzo e come evolve il prezzo giorno per giorno. Io ho fatto delle stime, quando ho costruito il bilancio, ho fatto delle stime di inflazione, ho fatto delle stime sul prezzo che il mercato farà nei prossimi mesi. Sono tutte delle ipotesi e qui da cui dipende poi l'impalcatura di numeri, ma sono delle migliori ipotesi possibili in base agli strumenti che abbiamo, e credo che dobbiamo aumentare la capacità di avere dei dati e quindi analizzare e interpretarli. Vabbè, questo diciamo che sì. Più o meno dappertutto in Europa e nel mondo oggi è difficile fare stime su cosa accadrà tra sei mesi, tra un anno, quindi i dati diamo per scontato che possono cambiare, no? Anzi, devo dire che qui in Italia se ne è parlato poco, ma quando all'inizio citava i giudizi della Commissione europea sulla legge di bilancio, forse il documento più irritato e critico è quello sulla Germania, perché la Germania li ha quasi presi in giro secondo loro, perché ha inviato la sua progetto, la bozza di bilancio 2023 datato aprile, e ovviamente aprile eravamo in un altro mondo, tant'è che in quei conti non c'era nemmeno il decreto da 200 miliardi di euro che la Germania poi ha fatto a settembre proprio contro il caro energia, quindi gli ha mandato un documento che era da buttare nel cestino. Perché poi appunto le stime di aprile, l'abbiamo visto anche col governo precedente, sono state cambiate tutte. Purtroppo c'è già una cosa, mentre stiamo parlando 48 ore, 72 ore ancora in cui si mette a punto la manovra, perché credo che non avrà un secondo giro per forza di cose al Senato, quindi tutte le modifiche avvengono nelle prossime 72 ore, ma è già intervenuto un fatto l'altro giorno con la Banca Centrale Europea, che ha manovrato sui tassi con un rialzo forse più contenuto di quel che si pensava, cioè di mezzo punto, ma dandogli l'annuncio che ci sarà una serie di rialzo dei tassi per, secondo la Lagarde, per combattere l'inflazione. Come avete visto, la notizia è stata presa in maniera molto negativa dai mercati, anche perché è stata annunciata in maniera particolarmente confusa, e lì invece c'è bisogno di sapere cose certe, ma complicherà un po' anche i conti e le previsioni del governo italiano, perché l'anno prossimo, se non sbaglio, abbiamo 465 miliardi di euro di emissioni di titoli calendarizzate, e potrebbe aumentare molto la spesa per interessi, quindi lascia un'incognita anche sulla gestione del debito, o no? Sì, però non è che non la
noi non avevamo previsto un aumento dei tassi, nel senso che nell'impalcatura che abbiamo costruito di previsioni di inflazione eccetera eccetera abbiamo anche previsto un aumento dei tassi di interesse da parte, diciamo così, poi quello che riflessa nei mercati deciso dalle autorità e dalle banche centrali. Quindi il bilancio è costruito con una previsione di incremento del tasso di interesse che ovviamente fa lievitare la spesa per interessi. E quindi questo è sì preoccupante perché per un paese indebitato come l'Italia sembra che sia una colpa di questo governo. Vedo che qualcuno, qualche commentatore esulta, ah quanto aumenta il debito, ma aumenta il debito semplicemente per condizioni di contesto. Quindi abbiamo beneficiato come paese per diversi anni di una condizione molto favorevole di tassi di interesse prossimi o sotto addirittura allo zero in qualche caso, e adesso lo scenario cambia e quindi questo ci deve in qualche modo consigliare sulla finanza pubblica di stare ancora più attenti. In secondo luogo di valutare, e questo è quello più importante, le conseguenze sull'economia reale di tutto questo, perché chiaramente come governo abbiamo il problema del debito pubblico, poi le famiglie hanno i problemi dei mutui, le imprese hanno il problema dell'onere finanziario che grava sulla loro attività, quindi su un'impresa che già ha il problema del prezzo dell'energia arriva poi anche il tema del peso del costo del denaro. La terza dimensione che è ancora più interessante e che secondo me è veramente politica è la gestione del debito pubblico. Io più volte, nei rari interventi pubblici che ho fatto in questi due mesi, ho richiamato il tema del risparmio come asset del Paese. Cioè l'Italia ha uno, diciamo, dei coefficienti e degli indici di risparmio migliori in assoluto. Questo risparmio in qualche modo deve essere gestito e anche in qualche modo indirizzato a sostegno dell'economia italiana e anche tutto ciò che è italiano. Questo è un concetto, diciamo così, proprio politico e strategico. E in questo senso il comportamento delle assicurazioni, delle banche, delle fondazioni, degli enti di previdenza non è, diciamo così, irrilevante e quindi in qualche modo deve essere valutato. Su questo dovremmo stare perché c'è un motivo, no? Perché poi magari noi leggiamo le cose sui giornali, ma insomma sostanzialmente perché si alzano i tassi per cercare di far scendere l'inflazione? Perché viene giudicata, secondo me in maniera abbastanza sbagliata, l'inflazione come prodotta da un eccesso di domanda e quindi dice se noi facciamo scendere la domanda e quindi la voglia di acquistare e di consumare dei vari paesi, l'inflazione rientra. Questo funzionerebbe in teoria se fosse un'inflazione tradizionale normale, ma qui invece innanzitutto è una scarsità di offerta che la comporta e quasi tutto è influenzato dai prezzi dell'energia, quindi può essere una scommessa molto sbagliata intervenire lì sopra. Ma non ci dobbiamo nascondere che questa idea, è per quello che l'hanno presa male tutti i mercati, di andare con aumenti dei tassi a ripetizione deprimerà le economie, perché far scendere la domanda vuol dire la gente non consuma più perché ti rendo più conveniente risparmiare, no? Pago di più gli interessi sui soldi investiti e risparmiati e tu li metterai lì invece di comprarti un'auto nuova o fare un mutuo che invece poi ti costa di più, quindi tutto questo rischia di provocare recessione e di non risolvere il problema, o sbaglio? Sì, diciamo che il problema secondo me va interpretato a livello globale. Quello che fa la Banca Centrale Europea, ad esempio, è anche un'emulazione di quello che fa la Federal Reserve, cioè la Banca Centrale degli Stati Uniti. Anche se le ragioni dell'inflazione negli Stati Uniti sono un po' diverse rispetto a quelle dell'inflazione in Europa, mentre là è un'inflazione classicamente riconducibile alla domanda e quindi l'azione di politica monetaria restrittiva ha un senso, diciamo così, in base ai manuali che abbiamo studiato in Europa, questo intervento in realtà si indirizza a un'inflazione che è generata fondamentalmente dall'aumento dei prezzi dell'energia, che ha impattato molto più l'Europa che gli Stati Uniti, dove
sappiamo tutti, l'energia costa 7 volte meno, 6 volte, 8 volte meno. E quindi il tema qual è? Che è stato discusso, che discutiamo ovviamente, il trade-off tra recessione e inflazione. Allora, se io penso che la cosa fondamentale è combattere l'inflazione, anche se poi arriva la recessione, prendo un atteggiamento di un certo tipo. Se invece io dico no, primo obiettivo è combattere la recessione che incombe, diciamo così, e anche pagando un prezzo sull'inflazione, assumo un tipo di politica più espansiva. La, diciamo, politica che ha assunto la Banca Centrale Europea è, prima di tutto, prioritario è combattere l'inflazione. Perché non è tanto l'inflazione che vediamo adesso sui numeri, che ahimè è altissima. Quella che preoccupa, credo, la Banca Centrale Europea è l'inflazione core, cioè quella dove si scorpora l'energia, si scorpora i prodotti alimentari di prima necessità, rimane comunque l'inflazione. Ma questo è inevitabile nel momento in cui, secondo me, parte il prezzo dell'energia, parte un processo a catena dell'economia che è difficilmente controllabile e verificabile, perché tutti aumentano i prezzi indipendentemente da un effettivo aumento di prezzo, anche con speculazione o anche soltanto per l'inflazione percepita. Quindi è un fenomeno che, secondo me, va affrontato anche con delle formule innovative. Ad esempio, nella legge di bilancio noi abbiamo introdotto questo fondo sui beni di prima necessità, su cui cosa cerchiamo di fare? Col Ministero di cui si occupa Lollobrigida, ovviamente, l'agricoltura, cioè cercare di fare un'azione concertata tra governo, distribuzione e produttori per definire una sorta di prezzo controllato, amministrato, non so come definirlo, sono termini di epoche passate, ma tanto per renderci l'idea, su alcuni generi di prima necessità, in cui tutto il sistema, non soltanto la politica, lo Stato, ma anche i soggetti, in qualche modo i player della filiera, permettono di far arrivare a dei prezzi, diciamo così, ragionevoli i beni di prima necessità alle famiglie. È un tentativo, riuscirà, non riuscirà, ovviamente questa è l'ambizione che noi abbiamo messo in quella norma, perché soltanto con misure di politica monetaria o con interventi di carattere fiscale non si risolve il problema, cioè dobbiamo riuscire in qualche modo a coinvolgere tutta la catena. No, allora chiedo anche una cosa che può diventare fondamentale in questo senso. Noi abbiamo visto un aumento dei prezzi anche nei mesi precedenti l'inizio della guerra in Ucraina, quindi c'è certamente un effetto guerra, ma c'era, secondo molti esperti, anche un effetto che in qualche modo era indotto dalla transizione ecologica, cioè il Green Deal ha anche quel costo lì, perché bisogna investire per trasformare anche l'approvvigionamento energetico, e le energie rinnovabili hanno anche come limite che ogni tanto non hanno la quantità necessaria. Se non tira vento non immagazzini eolico, se non c'è sole non prendi il fotovoltaico, ti trovi scarso e a quel punto i prezzi ovviamente vanno su. È successo così? No, è successo così, ma devo dire in qualche modo i segnali c'erano tutti. Io faccio rarissime apparizioni pubbliche con un suo collega che adesso mi critica molto spesso, vabbè, ma questo ci sta. Ho fatto una cosa, credo più di un anno e mezzo fa, a Bari, in cui quando nessuno ne parlava io dicevo esattamente questo. Attenzione che la transizione verde ha un costo che qualcuno pagherà, e sull'energia c'erano già i segnali di quello che sarebbe poi arrivato, e poi come un cataclisma con la guerra, ma che ha semplicemente buttato benzina sul fuoco, ma il fuoco era già acceso. Anche perché stava avvenendo una cosa molto semplice, che la Cina pompava gas, mentre prima andava tutto a carbone, ha cominciato a comprare gas in modo massiccio. Questo nei mercati internazionali ha alterato le condizioni di domanda e offerta del gas, aumentando il prezzo del gas rispetto al passato. Ma al netto di questo, quello che dobbiamo fare, quello che io ho cercato di fare già al Ministero dello Sviluppo Economico prima e ancora adesso come governo, adesso la consapevolezza di tutto il governo c'è, è che soprattutto in Europa noi abbiamo completamente trascurato i problemi dell'economia reale e dell'industria per pagare un prezzo
a una sorta di ideologismo green che portava l'Europa a suicidarsi in anticipo rispetto ad altri. Ora, per carità, il problema ambientale è un problema serio che va affrontato, ma tutti lo devono fare in qualche modo alla stessa velocità e alla stessa tempistica. Ad esempio, dico una cosa che si è saputa forse poco, io ero ancora ministro allora, ovviamente, del governo Draghi, ho rifiutato di firmare il COP27 a Glasgow sulla transizione dell'industria automobilistica, in cui si fissavano degli obiettivi assurdi rispetto al passaggio a tutto elettrico a date impossibili. Ma no, perché su 27, cioè non firmò l'Italia, il giorno dopo si accodò la Germania, ma noi fummo gli unici in realtà a creare questo scandalo. Adesso mi sembra che ci stiano ripensando un po' tutti, ma il problema è questo qua, ma è un problema anche proprio strategico, politico per l'Italia, per l'Europa. Noi passiamo da una dipendenza del gas dalla Russia alla dipendenza per le batterie della Cina. Cioè, è meglio dirlo oggi nel 2022 che dirlo nel 2030 quando ci svegliamo un mattino e scopriamo che dobbiamo andare tutti in bicicletta perché non abbiamo delle componenti fondamentali. Ora, per chiudere questo discorso, è chiaro che la politica italiana in particolare è sempre in affanno, è sempre lì a seguire l'emendamento, l'approvazione della bilancia, l'approvazione della manovra, ma sarà il caso, e questa è l'ambizione anche di questo governo, di cominciare ad avere un respiro lungo, un pensiero lungo in termini di che cosa accadrà nei prossimi 10-20 anni. È quello che abbiamo cominciato a fare appunto con la famiglia, ma che si dovrà fare anche sulla politica economica e industriale. Sì, voi avete messo dei punti che però sono quasi tutti temporanei, relativi a quest'anno, no? Fatto esattamente come faceva il governo precedente. No, d'accordo. No, non capisco perché, se lo fa il governo Meloni sono cose temporanee, se lo faceva il governo Draghi era giustamente un elemento no, di facilità. No, ma non glielo chiedo. Ha ragione. No, perché non ero polemico. Dico, siccome io ho tra virgolette, per molti dei presenti la colpa o il privilegio di essere stato anche in quel ministero, io mi comporto, cioè la cosa che mi sorprende è che se io faccio una cosa adesso dell'immaginario dei media è una cosa negativa, avendola fatta esattamente identica 5 mesi fa era una cosa positiva. Ma secondo me un po' di razionalità e di no, valutazione. No, ma non lo chiedevo in senso polemico, lo chiedevo perché dico... non c'era manco il tempo per fare qualcosa di più strutturale e nemmeno le condizioni finanziarie. Allora, facciamo così. No, ma era per chiedere. Avete messo degli elementi di quoziente familiare. Quoziente familiare è la riforma fiscale verso cui stiamo marciando, sì o no? Ecco, quello sì, volevo chiedere. Esattamente sì, perché come abbiamo detto e ho ribadito, senza una politica per la natalità, non c'è futuro per l'Italia, ok? Non c'è futuro per le pensioni, perché tutti si preoccupano di opzione donna, delle rivalutazioni, ma se non nascono più gli italiani che non pagano più contributi, cioè le pensioni tra 15 anni, chi le paga? Cioè io questo qua è un concetto secondo me fondamentale. Quindi la prima riforma delle pensioni è la politica per la natalità, che significa aiutare le famiglie con figli come abbiamo cercato di fare in questa manovra di bilancio. Non ce ne dà merito nessuno, non è un problema, ma questo è quello che si deve fare. Anzi, io spero che ci siano anche le possibilità per incrementare. Poi le misure sono temporanee, ma le misure sono temporanee perché nessuno sa realisticamente che cosa accadrà fra 3 mesi, fra 6 mesi, e quindi in qualche modo dobbiamo sempre muoverci cercando di fare il meglio alle condizioni date. È quello che stiamo cercando di fare. Io rispetto a 4 settimane fa, quando ho scritto la legge di bilancio, già oggi ho delle condizioni diverse. E quindi a tutti quelli che si preoccupano anche in Parlamento, ma la manovra è blindata, di qua di là. Ma l'esperienza del 2022 mi dice che ogni 2 mesi c'è da fare una manovra, ogni 2 mesi c'è un decreto legge che in qualche modo interviene sulla finanza pubblica e sulle condizioni dell'economia.
E ahimè, temo che sarà così anche per il 2023, perché il mondo in cui stiamo vivendo è un mondo in continua e perenne trasformazione. Ecco, il problema è sperare che non sia così anche nel 2024, perché il 2023 è un anno di passaggio particolare. Io non ho visto l'Europa così attenta e sensibile a quel che sta succedendo alle economie, anche con la crisi energetica, perché diciamo ci sono altri paesi come gli Stati Uniti che hanno messo un piano anti-inflazione che aveva il senso di quel che stava capitando. Qui no, ma il 2023 è l'anno in cui, secondo il timing della Commissione europea, si dovrebbero decidere le regole con cui rientra in vigore il patto di stabilità dal 2024, che è un patto che può essere letale per le economie in questa condizione anche di macroeconomica che abbiamo, con i tassi che volano, con una possibile recessione che abbiamo alle porte. C'è questa coscienza che quel patto di stabilità o è meglio congelarlo o comunque bisogna farlo con grande prudenza, perché altrimenti ammazziamo le economie di tutti i paesi e dell'Italia in particolare. No, c'è grande consapevolezza del fatto che si debba in qualche modo trovare uno strumento, perché quando sei in 27 è come in un condominio, alcune regole fondamentali ci devono essere, altrimenti è una zuffa continua, no? Però queste regole che devono essere scritte devono tener conto che devono essere adeguatamente flessibili rispetto alle situazioni eccezionali che si vengono a proporre. Cioè, tra i piani quinquennali che faceva l'Unione Sovietica nel 1950, che non funzionavano, ecco, questa non è un'economia pianificata o che può essere totalmente programmata. Quindi noi siamo disponibili a discutere evidentemente del patto di stabilità, di convergenza e di crescita, però ovviamente queste regole devono essere regole che tengono conto di tante situazioni. Noi abbiamo cominciato a porre il nostro punto di vista, devo dire che ci sono tanti punti di vista diversi in Europa sotto questo aspetto. Il 2023 sarà un anno di grandi discussioni rispetto a questo discorso, non soltanto rispetto a al patto di stabilità, ma sono tutte situazioni che in qualche modo si concatenano. Lei ha fatto riferimento prima a questo grande piano, l'Inflation Reduction Act, che poi ha a che fare con l'inflazione, ma più che altro ha a che fare con la protezione, diciamo così, della produzione americana. E nell'ultimo Consiglio europeo si è discusso animatamente di tante cose, di una cosa che ovviamente i media italiani hanno abbastanza trascurato, invece fondamentale. Si è sbloccata e siamo arrivati all'unanimità, miracolosamente grazie all'intervento e al ruolo dell'Italia e del Presidente Meloni su questo, con il fatto che l'Ungheria e la Polonia hanno sciolto le riserve e andiamo verso l'implementazione dal 2024 della Global Minimum Tax. Questo è un fatto importantissimo in un momento in cui non ci si mette d'accordo su niente. Risultato storico raggiunto in settimana, di cui forse sarebbe il caso di parlare, no? Di che cosa significa. Però c'è questo, c'è il tema dell'energia, c'è il tema del patto di stabilità, c'è il patto che la Presidente Ursula von der Leyen ha buttato lì, ma che subito qualcuno gli ha stoppato, e cioè di fare un piano come gli americani a livello europeo, Buy American, Buy European. No, qualcuno ha detto già subito no, ma se l'Europa non è in grado rapidamente di dare una risposta forte e strategica a questo tipo di sfida, noi non solo pagheremo un problema di competitività con i paesi del Far East, con la Cina, con l'India, con questi, no, anche con gli Stati Uniti, perché le produzioni degli Stati Uniti già oggi godono appunto di un prezzo dell'energia molto ma molto più conveniente, potranno avere dei sussidi, degli incentivi potentissimi sotto l'aspetto fiscale da parte degli Stati Uniti, e quindi produrre negli Stati Uniti senza andare in Cina diventerà molto più conveniente che produrre in Italia e in Europa. Questo l'Europa non se lo può permettere, quindi senza fare la guerra economica agli Stati Uniti, ma sarebbe il caso
che questo concetto di friendshoring di cui parlano gli americani, cioè sostanzialmente di riportare a casa le produzioni che sono state portate in Cina nel mondo dell'Occidente per avere sovranità tecnologica, sarebbe il caso che fosse condiviso tra Europa e Stati Uniti e non che ciascuno si muova per conto suo. Questo è un tema decisivo di cui si è parlato al Consiglio europeo, se ne riparlerà ancora credo al prossimo, ma perdere tempo qui è, rischia di essere veramente esiziale, cioè è un problema molto molto serio su cui tante aziende in Europa, anche italiane, stanno valutando circa l'opportunità di esportare la produzione negli Stati Uniti. Questo sarebbe veramente un disastro, ecco. Speriamo che non accada. Io la riporto a un tema che rimane sempre quello essenziale per l'Italia, che è quello del debito, ma parto da un particolare debito che avremo, noi non lo stiamo prendendo in quella maniera, che è quello del PNRR, perché lì abbiamo preso una marea di soldi a prestito che dovranno essere restituiti già dal 2026 in poi, no? I PNRR credo che ad oggi gli obiettivi del 2022 siano in fase di soluzione, ne mancano forse 15, ma che viene considerato da chi se ne occupa facili da portare a casa entro la fine dell'anno, quindi dovremmo aver passato questo ostacolo. Io però ho visto le indagini Istat su la stragrande maggioranza delle imprese, che in Italia sono piccole e medie, che dicevano, alla domanda cosa pensa sia utile per lei il PNRR, il 99, 92, 93% dice nulla. Nulla, perché i due principali capitoli sono la transizione digitale, noi siamo imprese piccole, sono quasi tutte piccolissime quelle italiane, quel che dovevamo fare di investimento digitale abbiamo fatto, la transizione ecologica lungi da me perché mi fa più danni che vantaggi, quindi non sono interessato al PNRR. Secondo lei è eccessiva la quota presa a debito? Secondo me il PNR è un'occasione unica, io l'ho detto e lo ribadisco, non è che cambio idea. Tre settimane fa a un evento qua organizzato dalla Commissione Europea l'ho detto, gli obiettivi del 22 noi li raggiungeremo, li vogliamo raggiungere, il Ministro Fitto è determinato a raggiungerli e prenderemo anche la rata che ci spetta. Il problema qual è? Il problema è gli obiettivi di carta, chiamiamoli così, quelli delle leggi del regolamento li puoi raggiungere, il problema è mettere a terra e implementare i progetti invece che implicano costruzioni, dove l'aumento delle materie prime, la disponibilità delle materie prime, i prezzi dell'energia hanno cambiato completamente le condizioni di base di quei progetti che erano previsti. Quindi un appalto oggi, che so io, del campo ferroviario, di quel progetto, a quei determinati prezzi rischia di non trovare nessuno che partecipa, quindi c'è un problema di tipo oggettivo che non ha soltanto l'Italia, hanno tutti in Europa, tanto è vero che in Europa, parlando con i colleghi, tutti hanno posto il tema e adesso speriamo che rapidamente si arrivi a una risposta. E quello è un primo aspetto, rispetto a tutto quello che si discute, si raggiungono o non raggiungono gli obiettivi, cioè un dato oggettivo che... Sì, poi diciamo su grandi opere ci sono anche condizioni di accesso alla gara che... Sì, praticamente nessuna impresa italiana è in grado di rispettare. Ieri il Consiglio dei Ministri, Salvini, ha portato un nuovo codice degli appalti che speriamo di approvare definitivamente entro il mese di marzo, e questa è una delle riforme fondamentali senza costo che potrebbe veramente cambiare tutto il mondo delle pubbliche forniture degli appalti pubblici. E questa è un'altra riforma, spero che se ne parli diffusamente perché secondo me è molto importante. No, non so, secondo me, è oggettivamente molto importante. L'altra cosa che però maliziosamente lei ha introdotto, ma questi PNR alla fine alle aziende, soprattutto quelle piccole, cosa portano? Non è vero che sia così. Dentro nel PNR ci sono delle misure che sono state utilizzate tantissimo. Ad esempio l'industria 4.0, siccome è un meccanismo automatico, io faccio l'investimento, lo porto in sconto delle imposte, è stato
utilizzatissimo, l'hanno bruciato. Se invece i soldi che io ho messo, adesso guardo Butti, poverino, che ho messo sulla banda larga, sul progetto di portare a tutti gli italiani, a tutte le famiglie italiane, a tutte le imprese italiane, in tutta Italia, la banda larga ad alta velocità, e sono diversi miliardi, lì abbiamo le imprese che scavano, che posano la fibra, che riescono in qualche modo a rispettare i tempi e a usare tutti quei soldi? Punto di domanda. Però la fibra serve, certo che serve, perché se lei va a chiedere a ogni ragazzino di 14 anni, ma poi lo capiranno anche le imprese, che quello è fondamentale, perché altrimenti crea un cittadino di serie A, quello che vive qui, qua fuori, e quello che vive in montagna o in una zona rurale dove l'alta velocità non ce l'ha e magari non può neanche vedere le partite di serie A, chiusa parentesi per dire una cosa di prima necessità. Però quello è importante, ma certo che è importante. Quindi lo sforzo collettivo è quello di cambiare condizioni, regole, per permettere di questo piano di alla fine di mettere a terra, perché l'alta velocità serve a tutti, la banda larga serve a tutti, però con queste regole e con questi prezzi diventa molto complicato e quindi dobbiamo fare qualcosa per ovviare. Credo, da quello che ho sentito da Fitto, che questa discussione sta facendo almeno questa dei progressi in Europa, quindi credo che ci potranno essere degli spazi in qualche modo. Bene. Ho visto che anche sul PNR una fetta non proprio banale per la messa a terra e casca sulle spalle dei comuni italiani, e ho visto anche il documento che ANCI ha mandato in audizione sulla manovra, che dicono che stanno in difficoltà perché loro hanno avuto... Tutti quelli che vengono per la manovra si lamentano tutti, sì. Cioè, ma è così da 20 anni, almeno da quando sono in Parlamento. Immagino che lui ce l'abbia anche in casa perché sua moglie fa il sindaco. Il problema è molto semplice, tutti si lamentano, si lamenteranno, però la politica deve fare l'interesse generale, non l'interesse particolare. Allora, se, come diciamo così quello che scriveva un po' di anni, se io faccio la somma degli interessi particolari, allora Confindustria dice una cosa, i sindacati dicono un'altra, ANCE dice una cosa, ANCE dice un'altra cosa, alla fine io la legge di bilancio non la faccio più. Il politico, le riflessioni che abbiamo fatto con Giorgia Meloni, con gli altri ministri, la legge di bilancio deve fare interesse generale e mettere un ordine di priorità. Qualcuno sarà scontento? Sicuramente sì. Alcuni sindacati sono scontenti, altri diciamo qualcuno così, ieri ha fatto uno sciopero, quindi... Ma è normale, ma in Parlamento il popolo ha votato 3 mesi fa. Certo. E noi dobbiamo fare... Guarda, glielo devo dire perché venendo qui ho incontrato per strada, in via di Ripetta, un signore che mi ha fermato, dice che era un medico libero professionista e anche loro scioperavano, non avevo colto il tema, perché avete dato l'anticipo del nuovo contratto che per loro è scaduto, agli infermieri sì, ma ai medici no. E dice, chiede a Giorgetti se ce lo dà, e dico, io glielo chiedo, e io sono qui a farlo. Diciamo così, io ho avuto un'esperienza... Un po' di tempo fa ho fatto 44 giorni disteso immobile senza potermi muovere in ospedale e lì ho cominciato a simpatizzare per gli infermieri, capendo e comprendendo il ruolo fondamentale anche nel rapporto col paziente. Quindi noi sempre pensiamo evidentemente al medico, che è fondamentale, però ci sono anche gli infermieri. Non lo so, adesso io non lo so di preciso, abbiamo dato gli arretrati agli insegnanti e magari non li abbiamo dati a qualcun altro, però man mano che arrivano gli accordi firmati li paghiamo, se gli accordi non sono firmati e sono ancora in fase di negoziazione non lo possiamo fare. Va bene, la risposta l'ha avuta. Ma allora il medico, diciamo allora che, è colpa del sindacalista che non lo firma. No.
magari lui guadagna, che so io, 3.000 euro al mese, l'infermiere 1.600, forse adesso è meglio l'infermiere. Forse. Però, insomma, poi arriveranno, perché sappiamo che i medici, l'abbiamo detto, sono eroi di, questo periodo particolare che abbiamo passato. Non ho elementi conclusivi in proposito, ecco, diciamo, buttata su, un po' sulla battuta. Tanto adesso stiamo man mano concludendo. Uno dei temi che è stato più criticato della manovra, che però era onestamente nei programmi elettorali di quasi tutti, è stato l'intervento sul reddito di cittadinanza, a cui manca però qualcosa, perché questo bisogna dirlo con onestà. Uno dice, va bene, dura 7 mesi in quelle condizioni lì, ma manca anche un provvedimento che aiuti l'inserimento nel mondo del lavoro, perché il lavoro, non è che c'è tutto sto lavoro, per cui dici, bisogna anche creare quello che non è stato fatto con... Primo, ci sarà la riforma che il ministro Calderone sta predisponendo, e ovviamente la tempistica è compatibile, cioè noi abbiamo l'ambizione di fare la riforma dell'assistenza in coincidenza con il termine del reddito di cittadinanza, punto numero uno. Punto numero due, già nella legge di bilancio c'è la decontribuzione totale per le nuove assunzioni di coloro che arrivano dal reddito di cittadinanza, quindi chi assume qualcuno da reddito di cittadinanza non paga contributi previdenziali, quindi sostanzialmente un incentivo molto forte alle assunzioni. Terza dimensione, lei dice non ci sono posti di lavoro. Il problema è un po' più complicato, nel senso che dipende dalle zone, dipende dai lavori, ci sono tante situazioni per cui non si trova manodopera. E quindi è anche, bisogna capire, questa misura, così come ha funzionato o non ha funzionato, ha impattato rispetto alla predisposizione ad accettare un'offerta di lavoro. Noi abbiamo interi settori che sono disperati perché non trovano... Quindi la disoccupazione come valore assoluto deve essere disaggregato rispetto a tante... Ad esempio, prima parlavamo che non abbiamo imprese che posano la fibra. Ma perché non abbiamo imprese che posano la fibra? Perché non si trovano più scavatoristi, cioè non c'è più nessuno che è disposto ad andare a fare lo scavatorista, quello che, diciamo così, muove la cosiddetta ruspa. È un tema anche questo. No, è un tema, lo capisco, però forse quel che manca di accompagnamento è che magari lei mi dice lo stiamo preparando. No, assolutamente, ma la tempistica... Io lo scavatorista non lo saprei fare, se qualcuno mi forma, no, può essere, però magari distruggo mezzo territorio... Con la mia scavatrice. A questo proposito, ho bisogno di essere formato per fare infatti, quel mestiere. Ma infatti un'altra sfida di cui si parla poco, nel PNRR ci sono 4 miliardi di euro destinati esattamente a questo scopo, cioè alla riformazione di persone che magari oggi fanno un lavoro che è destinato in qualche modo a scomparire, per imparare un lavoro che è in qualche modo in linea rispetto alle nuove aspettative. Sono 4 miliardi che anche essi devono essere gestiti al meglio, ma sono proprio funzionali. Se io penso al settore dell'automotive, è chiaro che chi fabbrica, diciamo così, la componentistica, i motori a gasolio, è destinato a scomparire. Quindi noi abbiamo pochi anni per addestrare questi lavoratori per fare delle produzioni che siano compatibili col mondo che verrà. Quindi anche lì ci sono 4 miliardi da usare bene a questo scopo. Poi io ho fatto l'esempio degli scavatoristi perché quando discutevamo circa l'impossibilità di mettere giù la posa e posare la fibra rapidamente, perché ci dicono che si fa fatica a trovare imprese che fanno questo mestiere. Questo è un altro problema ancora. Magari queste imprese trovano più conveniente a fare il super bonus al 110% che a posare la fibra, che ne so, dico cose a caso. Vabbè, quelle poi ci sono tutti quei temi. Una buona notizia sull'anno prossimo c'è? Perché stiamo parlando, fin qui abbiamo parlato di buona notizia per l'anno prossimo è che ci sarà un anno di governo di centrodestra che potrà lavorare senza affanno. E io allora la chiuderei qui, che mi sembra che... Con l'applauso finale io ringrazio il ministro Giorgetti, diamo anche un po' di pausa al pubblico che è qui da stamattina prima del prossimo incontro e grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti, buona giornata.
eccoci, sì, riprendiamo con l'ultimo appuntamento della mattina. Pochi istanti, stanno arrivando i nostri ospiti e quindi mettetevi comodi che partiamo con l'ultimo appuntamento di questa mattina. Vi chiediamo scusa, ma dopo questo appuntamento, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, dovremo tutti lasciare il tendone perché dovremo prepararci per gli appuntamenti pomeridiani e dovranno fare i controlli di sicurezza alla Polizia di Stato. Quindi se qualcuno si è tenuto già il posto per il pomeriggio, vi chiediamo scusa, dovrete riuscire a riprendere il posto quando riapriremo alle ore 15 il tendone. Grazie mille, tutto è pronto e allora stanno arrivando gli ospiti per il prossimo dibattito. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come vedete ho molti parenti in sala. Buonasera, buonasera a tutti. E intanto mentre ci accomodiamo e mentre chiamerò gli ospiti di questo panel sul palco, io chiedo se possiamo far partire subito il video del ministro Calderone che, scusandosi perché per impegni non è potuto essere presente, ci ha mandato un saluto, così intanto partiamo e la ringraziamo per questo video. Grazie. Buongiorno, saluto i partecipanti alla festa di Fratelli d'Italia, 10 anni dalla fondazione del partito lì a Piazza del Popolo. Per me è un piacere intervenire, anche se a distanza, per fare il punto di quella che è l'attività del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di questi giorni. Ma io credo che al di là di tutto si debba guardare a quello che si sta facendo certamente in questi frangenti, ma quello che poi sarà l'attività del Ministero in futuro e soprattutto l'impegno del Governo nei confronti dei grandi temi del lavoro. La manovra di bilancio è una manovra che non devo commentare io nei suoi numeri, ma mi piace dire che al di là del fatto che destina grande parte delle risorse a sostegno delle famiglie e delle imprese per quel che riguarda il tema energetico, comunque non dimentica il lavoro, perché affronta anzi questo tema in tante sfaccettature con degli interventi che spaziano dal welfare aziendale alla detassazione dei premi di risultato, alla conferma di tutti quegli interventi a sostegno delle imprese che assumono e quindi alla riduzione del cuneo contributivo e fiscale, ma nello stesso tempo anche certamente a tutta una serie di azioni che devono poi guardare nel complesso a come funziona il mondo del lavoro, a come funzionerà, a come diventerà anche più inclusivo e soprattutto a come verranno messe in condizioni le persone di poter partecipare attivamente al lavoro. Il tema che è oggi di comune discussione è il reddito di cittadinanza, quelli che sono gli interventi che il governo ha fatto in manovra di bilancio. Io credo che al di là di quello che si dice e si legge, ci sia da commentare un fatto. Siamo stati nelle condizioni di poter intervenire e intervenire facendo che cosa? Mettendo in protezione chi non è in condizione di lavorare perché si trova in una condizione soggettiva, personale, familiare particolare, non si è negata l'assistenza a nessuno, ai nuclei con persone disabili, con anziani, alle famiglie che hanno figli minori, alle donne in gravidanza. E quindi poi invece si è andati a guardare a quella che è la platea dei soggetti occupabili, non perché lo diciamo noi, ma perché lo dice il PNRR, lo dicono tanti
tanti documenti e tante ricerche che sono state fatte in passato e che sono frutto ovviamente di analisi complessive del mercato del lavoro. Di cosa sto parlando? Sto parlando di 1.100.000 nuclei familiari, che sono quelli che percepiscono oggi il reddito di cittadinanza, di cui 660.000 sono di soggetti occupabili. Il governo ha voluto essere ancora più lungimirante e quindi mettere in protezione invece un numero di soggetti ancora superiore, e quindi in questo momento la platea comunque a cui guardiamo, quella degli occupabili, è inferiore ai 660.000 lavoratori di cui parlavamo. Questo per dire che certamente non vogliamo intervenire con l'accetta, ma invece vogliamo guardare al problema e trovare le soluzioni concrete per far sì che chi è in condizioni di lavorare, anche certamente avendo bisogno di sussidi, di ausili come la formazione, la riqualificazione, un servizio di orientamento qualificato, lo possa fare nel tempo. Ecco perché l'intervento parla di una prosecuzione per 8 mesi del reddito di cittadinanza per gli occupabili e poi di percorsi invece di inserimento lavorativo. È da sottolineare il fatto che oggi noi abbiamo gli strumenti per poter agire, certamente abbiamo necessità di fare una cosa importante, mettere in sequenza e soprattutto riordinare tutti questi strumenti affinché possano ben lavorare tra di loro, possano ben colloquiare e non si mettano invece in competizione. Quindi il programma GOL, garanzia occupabilità lavoratori, e anche i fondi sociali europei, quindi i fondi strutturali, potranno contribuire veramente a ridisegnare il volto del mondo del lavoro. Certamente dovremo guardare anche a tutto quello che è il connubio pubblico-privato, che dovremo incentivare facendo sì che anche quei soggetti privati del mercato del lavoro che hanno competenze in materia di intermediazione e di manodopera possano poi produrre le loro azioni e possano aiutarci a ricollocare quante persone, più persone possibili nel mondo del lavoro. È una sfida importante, è una sfida determinante, però io credo anche che sia importante dire che in questo momento è un gioco che soprattutto deve portarci a coinvolgere tanti, tantissimi giovani che invece sono in una condizione di non lavoro e che soprattutto in questo momento non studiano e non cercano una nuova occupazione. Questo l'Italia non se lo può permettere, non ce lo possiamo permettere noi da genitori, da nonni, da soggetti che hanno la responsabilità di guardare al futuro di questo paese, guardando anche al futuro delle nuove generazioni. E allora ecco che io, nel presentare le linee politiche del Ministero, ho detto anche che lavoreremo per individuare un nuovo strumento di assistenza e di lotta alla povertà che sia basato però su un intervento per quei soggetti che si trovano in difficoltà e non sono occupabili, e invece le risorse per l'occupabilità dovranno essere ricercate in quelli che sono i progetti e i fondi e soprattutto le strategie di cui vi parlavo. L'obiettivo per me, per tutti quanti, deve essere quello di fare in modo che soprattutto quando ci rivolgiamo a dei giovani, questi giovani ci possano eventualmente rimproverare se non mettiamo in campo tutte le strategie necessarie per far sì che loro possano trovare un lavoro dignitoso, il lavoro dei loro sogni, ma soprattutto il lavoro che poi li accompagnerà a meglio integrarsi nella società. Non che ci rimprovino perché non gli paghiamo il sussidio a vita. Sul reddito di cittadinanza tanto si è detto anche sui controlli che devono essere effettuati. Quello che io posso dire da Ministro del Lavoro è che è giusto verificare come vengono impiegate le risorse. In questo momento posso dire che nei primi 10 mesi del 2022 circa 300.000 domande sono state rifiutate, di queste 250.000 erano di soggetti non residenti in Italia oppure che non hanno prodotto delle autocertificazioni veritiere. Per noi è importante dire che il sostegno va a chi ne ha bisogno, a chi ne ha effettivamente diritto e soprattutto a chi poi deve cercare di far vivere bene la propria famiglia, soprattutto nel mondo del lavoro. Grazie a tutti quanti voi, buon lavoro e buona festa. Grazie, grazie mille. Vi facciamo un applauso al Ministro
Calderone per questo tanto esaustivo quanto puntuale intervento e vado a presentare, accogliamo ognuno con un applauso, gli ospiti di questo panel, incominciando dal Presidente della Commissione Lavoro, Walter Rizzetto, i nostri ministri Daniela Santanchè e Nello Musumeci, e un grande applauso al grande giornalista Mario Giordano. Grazie, grazie mille. Prendiamo allora posto e incominciamo a entrare nel video di questo intervento che riguarda uno dei temi che è stato e sarà sicuramente al centro del dibattito politico negli scorsi anni, tanto in questo inizio di governo Meloni e lo sarà nei prossimi mesi, che è il reddito di cittadinanza. Qui abbiamo ovviamente tutte persone esperte che hanno analizzato molto, molto puntualmente questo tema, soprattutto anche per le competenze della commissione che lui sapientemente presiede, l'amico Walter Rizzetto, al quale cedo l'intervento introduttivo. Allora, grazie al Presidente Osnato, che chiaramente merita un applauso, perché anche lui, insomma, sapete, è Presidente di un'importante commissione, la Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, dopo una bella esperienza di oltre 5 anni, o di quasi 5 anni. Allora, vedete, noi abbiamo cercato negli anni, io ho cercato, e assieme anche a molti colleghi, negli anni di cercare di capire quale potrebbe essere la declinazione giusta del cosiddetto reddito di cittadinanza. E abbiamo studiato un po', evidentemente, quello che anche in altri stati europei sta accadendo, e il reddito di cittadinanza è una misura, è un istituto, che funziona laddove c'è una disoccupazione bassa, 4-5%, quindi quasi fisiologica, una disoccupazione di ricambio in termini di turnover anche all'interno ed in pancia al mercato del lavoro, ma è una misura temporanea e non una misura perpetua rispetto a coloro che ne acquisiscono fondamentalmente. Soltanto quando c'è una misura temporanea che ti permetta, attraverso, lo ricordava il ministro Calderone prima, una formazione, voglio dire, di un certo tipo, tu riesci a realizzare quello che fondamentalmente sarà il tuo prossimo lavoro, o evidentemente riesci a immaginare quello che potrà essere un posto di lavoro. Se una persona oggi si trova in un periodo di sussidio piuttosto che in disoccupazione. E quindi, per rispondere alla domanda del collega Osnato, l'unica misura oggi che contrasta la povertà è il lavoro, non è l'assistenza. È il lavoro che, voglio dire, creano i nostri imprenditori, perché attenzione, c'è un passaggio che evidentemente qualcuno nella scrittura del testo del reddito di cittadinanza ha completamente e clamorosamente mancato. E diciamolo per cortesia un'altra volta ed una volta per tutte. Il reddito di cittadinanza ha fallito il suo ruolo rispetto a politica attiva nel mercato del lavoro. Le vere politiche attive sono altre, ma i veri posti di lavoro nel nostro paese li creano gli imprenditori che ogni mattina alzano la sala cinesca e debbono evidentemente scontare anche una serie di, voglio dire, difficoltà nei confronti di uno Stato che non c'è stato e non è stato nei confronti di queste persone che creano i posti di lavoro strutturali nel nostro paese, uno Stato che non è stato molto vicino a queste persone. Si crea e si creano posti di lavoro non per decreto. Si creano posti di lavoro rispetto alle politiche attive, si creano posti di lavoro rispetto alla digitalizzazione, si creano posti di lavoro quando la politica immette nel sistema del welfare e del mercato del lavoro anche degli strumenti che ad esempio noi abbiamo evidentemente apportato in pancia a questa legge di stabilità. Daniela, molto spesso ci stanno accusando in queste settimane ad esempio del riutilizzo dei diabolici buoni lavoro o voucher. Il voucher è un modo per entrare nel mercato del lavoro, è soltanto per timore di uno sciopero generale, di una manifestazione generale fatta da un determinato sindacato, qualche anno fa li hanno decapitati, perché sembra che sia mero sfruttamento. Allora attenzione, in alcuni ambiti l'utilizzo dei voucher è necessario, senza sfruttare evidentemente il lavoratore, ma cercando di offrire lui ampie possibilità, ampie coperture e garanzie rispetto al suo lavoro,
ma è uno strumento che aiuta ad entrare nel mercato del lavoro. Vedete, quando si parla di, ad esempio, di formazione, lo ricordava prima il ministro Calderone, la formazione nel nostro paese oggi dovrebbe essere un qualcosa di continuo ed obbligatorio. Le persone che oggi sono in sussidio, che hanno il reddito di cittadinanza piuttosto che, ad esempio, le casse integrazioni, la NASPI, devono essere obbligate a fare formazione. Molto banalmente, ad esempio, le aziende che oggi noi vediamo che sono in crisi, e ci sono molte aziende che oggi soffrono di crisi molto profonde e quasi strutturali, e chiaramente applicano un percorso di un istituto che è la cassa integrazione, ovvero è guai se non ci fosse, ci mancherebbe altro, però quel periodo della tua vita lavorativa in cui tu prendi un sussidio fondamentalmente da parte dello Stato e anche da parte delle aziende che pagano molto banalmente la cassa integrazione. Chi oggi fa la cassa integrazione deve fare una formazione continua rispetto al suo posto di lavoro, rispetto a quello che evidentemente potrà fare quando le aziende riassorbono la crisi, ma potrà fare anche molto drammaticamente quando le aziende magari non riassorbono la crisi, ma riversano molte migliaia di persone in quello che è il mercato della disoccupazione. E allora noi dobbiamo cercare di normalizzare questo paese. E lanciamo un messaggio molto chiaro, mi avvio alla conclusione Marco, lanciamo un messaggio molto chiaro: non accettiamo lezioni da colui che si definisce il papà del reddito di cittadinanza, che va nelle piazze a sfruttare la povera gente semplicemente per una percentuale elettorale. Una cosa molto importante ha detto il nostro presidente Giorgia Meloni: noi dobbiamo fare delle cose, faremo tutte queste cose anche a rischio di perdere qualche percentuale, e io penso che questa sia evidentemente sia il solco più importante per fare politica oggi nel nostro paese. Prima abbiamo ascoltato tutti il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ha detto che è evidente, quando ci sono le leggi di stabilità c'è sempre qualcuno che protesta, questo è una cosa che assolutamente, insomma, è lapalissiana come concetto. Ma attenzione, la politica oggi non è quello strumento che ti deve regalare un posto di lavoro, ma la politica oggi è quell'ecosistema che permette a tutti i nostri concittadini di avere possibilità nel mercato del lavoro. Vedete, e veramente mi avvio alla conclusione, noi in Commissione Lavoro stiamo facendo e abbiamo iniziato a fare un lavoro molto ampio, molto, molto interessante, e se mi permetti Marco, io vorrei semplicemente citare le persone che oggi sono qui in sala e sono con noi in Commissione Lavoro, ovvero Marta Schifone, che è la capogruppo in Commissione Lavoro, Immacolata Zurzolo, il collega Coppo, Giovine, Malagola, Mascheretti e Volpi. Abbiamo calendarizzato alcuni provvedimenti e ad esempio abbiamo iniziato a calendarizzare dei provvedimenti che riguardano un qualcosa che toglie il lavoro nel nostro paese, che sono le delocalizzazioni. Delocalizzazioni, attenzione, non dell'aziendina che ha 3 o 4 dipendenti, ma delocalizzazioni molto spesso di grandi multinazionali che, dopo aver comunque, voglio dire, attinto al nostro tessuto socio-economico nei territori, nel giro di qualche giorno, pur con dei bilanci evidentemente rosei o in termini di prospettiva sostenibili, se ne vanno in una notte. Queste persone devono restituire con una norma antidelocalizzazione euro su euro di quello che la collettività ha dato loro negli anni. Il decreto dignità ha fallito sotto questo punto di vista, perché non ha capito una cosa molto semplice. Non ha capito, Mario, che un'azienda oggi che va a delocalizzare non va più nel 2022-2023 a delocalizzare dall'altra parte del mondo, ma va a delocalizzare all'interno della stessa Europa, laddove effettivamente io punto il dito oggi contro, voglio dire, questo asset dell'Europa che tra Stato e Stato applica ad esempio un costo del lavoro evidentemente non misurato fra Stato e Stato. A delocalizzare oggi, voglio dire, ci mettiamo un'ora e un quarto di aereo per andare in qualche Stato intramenia all'interno dell'Europa, oltre al diritto societario e alla pressione fiscale, che sono effettivamente dei passaggi molto importanti e per cui altri Stati sono molto più performanti rispetto al nostro. C'è il tema rispetto al mercato del lavoro, non voglio tradire chiaramente la domanda sul reddito di cittadinanza, ma ce lo siamo detti: formazione, centri pubblici per l'impiego, welfare aziendale,
gente, voglio dire, che forma i nostri disoccupati, e questo noi l'abbiamo messo in manovra, perché sapete e saprete che chiaramente chi prenderà il reddito di cittadinanza per i prossimi 7 o 8 mesi sarà finalmente obbligato a fare formazione. Non si può più stare a casa e anzi, dico una cosa di più rispetto a quanto ricordava prima il ministro Giorgetti, dovremo essere nei prossimi mesi così bravi anche, ad esempio, ad aumentare i controlli. Oggi abbiamo abdicato ai controlli rispetto a persone che, voglio dire, molto banalmente, molto spesso, tra l'altro, non hanno neanche bisogno del reddito di cittadinanza, ma lo prendono. Io penso che un lavoratore oggi si senta veramente frustrato quando vede persone che, ad esempio, hanno fatto parte di alcune organizzazioni criminali prendere il reddito di cittadinanza. Via questa roba qua rispetto a queste persone. C'è da dire una cosa. Non lasciamo indietro persone. Coloro che sono evidentemente inabili al lavoro vanno aiutati e secondo me vanno aiutati anche qualcosa in più rispetto a quello che è l'istituto oggi del reddito di cittadinanza. Dobbiamo assolutamente fare molto, dobbiamo, secondo me, ringraziandovi ovviamente, cercare di essere accanto, e abbiamo iniziato a farlo, lo rinnovo, a persone che creano posti di lavoro. Questi sono i nostri imprenditori. Abbiamo iniziato a parlare di cuneo fiscale, abbiamo iniziato a parlare ad esempio di detassazione per quanto riguarda i nostri nuovi assunti, soprattutto quelli che escono dal reddito di cittadinanza. Una proposta che con la Commissione faremo è, diciamo, una proposta duale. C'è uno sgravio per chi oggi assume persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, dobbiamo anche andare dall'altra parte della barricata, ovvero cercare di dare una sorta di contributo a coloro che oggi invece di buona volontà percepiscono il reddito di cittadinanza ma si rendono propedeutici ad un percorso per ricercare un posto di lavoro. Perché una cosa abbiamo, che sono le casse integrazioni, che quindi, voglio dire, è un aspetto sociale del nostro Paese. Guai se mancano le vere casse integrazioni del nostro Paese. Purtroppo ad oggi, anzi fortunatamente sotto alcuni punti di vista, continuano ad essere le famiglie, i nonni, le madri, i padri che ogni giorno danno una mano ai nostri ragazzi più o meno giovani per cercare un posto di lavoro e per vedersi realizzati in vita. Grazie. Grazie Walter per la tua puntualità e precisione su questi temi. Hai giustamente ringraziato i commissari della tua commissione. Io credo che noi possiamo ampliare il tuo ringraziamento a tutti i gruppi parlamentari Camera e Senato delle varie regioni di Fratelli d'Italia. I numeri sono aumentati, ma la genialità, la passione e l'entusiasmo è rimasto assolutamente grande ed elevato. Allora, Mario Giordano, abbiamo sentito da Walter Rizzetto che a suo modo di vedere, ma io ritengo abbastanza, in modo abbastanza condivisibile, il reddito di cittadinanza ha sostanzialmente fallito sia nella parte sociale ma soprattutto nella parte di politiche per aumentare l'occupabilità. Dal tuo osservatorio e dalle tante inchieste che hai fatto nei tuoi programmi, hai avuto la stessa impressione? Secondo te quali possono essere gli errori che si possono migliorare, si possono cambiare, si possono modificare? Ma innanzitutto grazie dell'invito a abbassare un po' il livello del dibattito, perché tra ministri, esperti, ci voleva Mario Giordano per alzare il volume della voce e abbassare un po' il livello del dibattito. No, guarda, che il reddito di cittadinanza abbia fallito, ormai è inutile anche che stiamo a discutere. Guarda, io stamattina sono andato a parcheggiare la macchina vicino alla stazione di Milano per prendere il treno e venire giù, e alle 6:30 del mattino parcheggio, e l'uomo che tiene il parcheggio alle 6:30, la cosa, mi dice, allora mi ha riconosciuto e dice, allora dottore come va? Ma questo reddito di cittadinanza, allora lo aboliamo o non lo aboliamo? Quindi vuol dire, ormai è talmente percepito a livello che non abbia funzionato per le ragioni di cui sopra, perché non si poteva mettere insieme l'assistenza e le politiche attive del lavoro, perché soprattutto, e qui ci terrei a dire una cosa perché può essere utile per via dei nuovi istituti, perché non hanno funzionato i meccanismi di controllo. Ora, anche le leggi migliori, con le migliori intenzioni, falliscono se poi non vengono applicate, perché nella legge del reddito di cittadinanza, articolo 5,3, c'è scritto, scusate, io sono abituato a non fare nomi e cognomi, l'INPS, e quindi nella persona del signor Pasquale Tridico, l'INPS verifica
il processo dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelle delle amministrazioni titolari dei dati. Quindi l'INPS, ripeto, non faccio mai nomi e cognomi, il signor Pasquale Tridico, dovevano verificare in via preventiva, poi lì c'è stato un lungo rimpallo, no, non tocca a noi, tocca ai comuni, però la legge diceva che doveva controllare in via preventiva. Com'è possibile poi che ci sono 330 rumeni residenti in uno stesso palazzo a Torino che ricevono un reddito di cittadinanza e lo continuano a ricevere? Com'è possibile che ci sono 517 rumeni residenti in piazza Selinunte a Milano che continuano a ricevere per mesi e mesi il reddito di cittadinanza e se non se ne accorge la Guardia di Finanza dopo? Com'è stato possibile attivare quei controlli? Lo dico perché è vero che forse ci vorrebbero dei controlli più di prossimità, quindi è vero che forse i comuni sono più adatti a controllare, però è vero anche che se esiste una responsabilità e la legge in questo modo è stata chiara, a me viene il sospetto e su questo noi abbiamo anche rivelato che c'è un'indagine della Corte dei Conti in corso, perché c'è stato anche un esposto sul tema, perché forse è stato fatto volutamente. Cioè il reddito di cittadinanza non è che non ha funzionato perché non poteva, perché forse non si voleva far funzionare, perché non si voleva far funzionare perché semplicemente serviva per poter distribuire denaro pioggia a tutti per fare un'attività politica, per fare un voto di scambio. Si è usato i soldi dei cittadini per fare quindi è stata una scelta. No, questo lo dico perché siccome siamo alla base, abbiamo sentito il ministro, adesso sentiremo i ministri, di scelte che si dovranno fare. Attenzione appunto a qual è lo spirito della scelta e poi come vengono fatti i meccanismi dell'applicazione. Perché l'altra cosa, non voglio essere lungo, quindi cercherò di essere sintetico, sul reddito di cittadinanza potremmo parlare delle ore, ma la grande cosa che a me sta a cuore e che volevo e che ci tenevo a dire anche qui è di fare attenzione a non buttare via, lo si è detto, l'ha detto il ministro, l'ha detto adesso l'onorevole Rizzetto, però attenzione a non buttare via lo strumento di aiuto, anche di assistenza. Anche l'assistenza, perché in questa battaglia, siccome il reddito di cittadinanza è stato oggettivamente una porcata, e quindi abbiamo raccontato in questi mesi una porcata, perché quando vediamo l'ultima inchiesta che noi abbiamo fatto a Cagliari, c'erano 300 immigrati che prendevano reddito di cittadinanza senza essere mai stati neanche in Italia, quindi è evidente che è una porcata. Però attenzione che nel condannare questa porcata non si condanni il concetto stesso di assistenza, perché l'assistenza non è una cosa brutta, sporca e cattiva, l'assistenza è una cosa giusta, sacra e doverosa, e che un governo di centrodestra, io mi aspetto che faccia, perché cara Daniela, ministro Santanchè, mi scusi, cara Daniela, io e te siamo stati per anni, quando si faceva il dibattito con la sinistra e con il PD, eravamo di qua, eravamo sempre dalla parte dei poveri e dicevamo che è uno strumento per l'emergenza della povertà, perché la povertà è un'emergenza, ci vuole e ci continua a volere, e io continuo a dire che ci vuole ancora, perché la povertà è un'emergenza e non possiamo dimenticarcelo. Perché è giusto essere responsabili, è giusto essere prudenti, è giusto rassicurare i mercati, e bisogna rassicurare i mercati finanziari, ma bisogna continuare a rassicurare i mercati rionali, perché non basta rassicurare i mercati finanziari, perché quella parte lì, quella parte di aiuto alla popolazione, ripeto che è una cosa diversa dal lavoro, che giustamente deve essere il primo obiettivo, no? Quello di dare lavoro, di aiutare chi può dare lavoro e di aiutare le politiche attive del lavoro, che anche qui non sono semplicemente non sono state fatte, tutta quella parte lì non si è fatta. E ritorno a quello che dicevo prima, il reddito di cittadinanza non è stato uno strumento di aiuto
ai poveri, è stato uno strumento di aiuto a una parte politica che si è fatta una campagna elettorale e si continua a fare la campagna elettorale. Però ecco, non si può lasciare tutto questo campo libero, non solo per ragioni strettamente politiche, che comunque non sono irrilevanti, no? Perché non si può lasciare il campo politico aperto a altri che rappresentano i ceti popolari, perché è anche divertente, no? Quando si vede sempre per non far nomi e cognomi, io non li faccio mai, Giuseppe Conte che va a vedere la prima della Scala, no, con i poi in terza fila con la foto, è geniale, perché lì c'è anche del genio creativo, del genio comunicativo. Però attenzione perché lo ripeto, è giusto essere responsabili, è giusto essere prudenti, chi sta al governo, come voi state al governo, deve essere, ha l'obbligo di esserlo, ma anche l'obbligo di non dimenticare da dove viene, non per non lasciare campo aperto questo, e perché non è giusto dimenticare le battaglie in nome dei poveri. L'assistenza non è una cosa brutta, quindi gli strumenti ci sono, bisogna trovarli, bisogna elaborarli, con l'obiettivo di sviluppare da una parte le politiche attive e dall'altra, per favore, vi prego, vi supplico, non dimenticatevi, non dimenticate Daniela, che noi siamo e dobbiamo essere sempre dalla parte di chi ha bisogno. Grazie, grazie anche per le giuste sollecitazioni. Ministro Musumeci, sia Walter Rizzetto ma anche Mario Giordano hanno puntato i riflettori sulla strumentalizzazione fatta, per non fare nomi e cognomi, da Giuseppe Conte in primis, reddito di cittadinanza, sulla presunta abolizione nei confronti di poveri di questa misura da parte del governo Meloni. In campagna elettorale, soprattutto nella tua Sicilia, e anche l'altro giorno, fuori dalla campagna elettorale, Giuseppe Conte ha ancora agitato questo spettro. Ecco, io vorrei chiedere da te, oltre che per le tue competenze ministeriali, ma soprattutto per il tuo trascorso da Presidente della Regione Sicilia, come vedi questo atteggiamento di Conte? E soprattutto, ha ragione Conte a dire che non si è fatto niente per la povertà? Buongiorno a tutti, intanto complimenti per questa bellissima manifestazione che da due giorni tiene mobilitato il nostro mondo, la nostra comunità, un luogo anche per ritrovarci, per conoscerci, per rincontrarci e per tentare piccoli bilanci. La tua osservazione, ci diamo da tu o da lei? E diciamo, ci diamo da tu? Va benissimo. Allora, la tua osservazione è assolutamente, perché non ammocciare? Perché dobbiamo nasconderci? Il tema serio è che nella storia politica del dopoguerra c'è sempre stato per un grande partito di massa un blocco sociale di riferimento. La Democrazia Cristiana aveva come blocco sociale il ceto impiegatizio, il Partito Comunista attingeva a piene mani dal ceto operaio e da una parte del proletariato, parlo del dopoguerra, il Partito Liberale dai benestanti, il Movimento Sociale Italiano essenzialmente dal piccolo lavoratore autonomo, anche se in alcune aree del sud entrava anche nei cosiddetti quartieri del sottoproletariato. Il Movimento 5 Stelle ha scoperto di avere bisogno di un blocco sociale. Dopo la batosta ricevuta a seguito di una esperienza governativa che ha registrato una sorta di mutazione antropologica dei grillini, che erano nati per essere l'alternativa al sistema, ricordate la scatoletta di tonno? Avrebbero aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno. Certo che l'hanno aperta la scatoletta, però il tonno se lo sono mangiato. E quindi il problema è che sono venuti meno all'impegno che avevano assunto. Dopo due esperienze di governo all'insegna della,
del trasformismo più spregiudicato e di una ambiguità costante, di una rissosità quotidiana davvero insostenibile, hanno capito che per sopravvivere bisognava individuare un blocco sociale. Non c'è nulla di nuovo nella storia politica dell'Italia del dopoguerra. Ecco. E hanno affidato questo compito ad un borghese, per dirla con Alberto Sordi, piccolo piccolo. Perché il presidente Conte, io amo continuare a chiamarlo presidente perché ho riguardo verso le istituzioni, è stato prescelto a fare il capo del governo proprio perché non aveva nulla a che fare con l'agitatore di piazza. Serviva un capo di governo moderato, borghese, rassicurante, ed è stato individuato nella migliore espressione che potesse offrire il Movimento 5 Stelle. Ora voi ve lo immaginate un borghese come il professore Conte, insomma, a Ghirasin in giro in Sicilia per parlare alla pancia della gente, a fare il masaniello, l'agitatore. È una parte teatrante che non regge e non può reggere a lungo. E noi abbiamo come forza di governo il dovere di neutralizzare e denunciare questa mistificazione portata avanti sulla pelle di milioni di italiani che obiettivamente soffrono e vivono la povertà. Ecco, e allora una forza popolare e sociale come la nostra, come Fratelli d'Italia, un governo di centrodestra che ha sempre guardato, come bene ricordava il direttore, ha sempre guardato alle fasce più deboli, agli ultimi, ai dimenticati, ai non garantiti, una forza come la nostra ha il dovere di indicare, non solo denunciare la mistificazione, ma di indicare gli strumenti perché la destra non appaia come il partito nemico della povertà. Essere poveri non è una vergogna. Se non è una scelta di vita, se non è una scelta di vita, e io credo che nessuno abbia interesse a scegliere di fare il povero. Il tema serio è come ci poniamo noi di fronte al presupposto per il quale è nato il reddito di cittadinanza, e lo ricordo in due parole: è nato per lottare per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'inserimento sociale. Ecco, quindi io elimino la tua condizione di marginalità nella società, perché se non sei inserito nel sistema del lavoro rimane ai margini della società. E allora, è stato detto dal ministro Calderone, è stato detto da Walter, noi riteniamo che l'intervento dello Stato a sostegno delle famiglie che siano in oggettive e irrevocabili condizioni di disagio debba essere necessario. Lo Stato ha il dovere di sostenere i nuclei familiari che vivono in condizione di irrevocabile disagio. Fuori discussione, il padre di una famiglia numerosa, chi ha una disabilità grave, chi ha una consistente presenza di minori, un uomo o una donna a 55 anni che viene espulso dal mondo del lavoro e si ritrova troppo giovane per andare in pensione e troppo vecchio per ricominciare da capo. Sono i casi tipici per i quali
L'intervento, caro direttore, l'assistenza, una volta la Chiesa si faceva carico delle missioni di carità, prima che arrivasse Francesco Crispi con le IPAB e poi il governo del ventennio con l'ONMI, l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia nel 25. Ecco qual è il vero tema. Quindi sgombiamo il campo. Noi siamo per sostenere chi non può lavorare. C'è poi un'altra fascia di italiani abile al lavoro, perché ha braccia, perché ha gambe, perché ha sfosforo, perché ha disabilità che gli consentano dignitosamente di esercitare un'attività di reddito. Chi ha 16 anni, chi ha 18 anni, chi ha 20 anni, chi ha 29 anni, 16 anni naturalmente è l'età nella quale si affaccia all'apprendistato, si trova al bivio della vita e deve scegliere cosa vuole fare, ma un giovane abile in età lavorativa non può essere condannato, perché di questo si tratta, Presidente Conte, condannato a restare per tutta la vita un mendicante nei confronti dello Stato. A un ragazzo al quale non insegniamo a lavorare abbiamo negato il diritto al futuro. E questa è una responsabilità che ricade su quelle forze politiche che credono di poter neutralizzare la loro capacità attrattiva dal punto di vista elettorale condannando i giovani. Cosa deve fare lo Stato? Deve preparare il giovane disoccupato o inoccupato verso il transito al mondo del lavoro. Perché per entrare nel mondo del lavoro serve abilità professionale. Oggi Confindustria dice non riusciamo a reperire mano d'opera. Dice Confindustria, abbiamo bisogno di centinaia di migliaia di giovani. Bene, formiamo i giovani. Ecco qual è la sfida. Riattiviamo un meccanismo, lo hai detto tu Walter, riattiviamo un meccanismo delle politiche attive del lavoro, visto che non hanno funzionato quelle previste a sostegno del reddito di cittadinanza. Evitiamo di creare nuovo precariato. Purtroppo i navigator si ritrovano adesso di fronte al dramma di non sapere cosa fare, visto che le promesse della vigilia non sono state mantenute. Un giovane a 20 anni ha bisogno di imparare un mestiere. Scelga lui quale, e le offerte formative debbono essere legate alle esigenze del mercato del lavoro. Altro tema, smettiamola di demonizzare il lavoro manuale, smettiamola! Va detto una volta per tutte, e io non mi stanco mai di ripeterlo in ogni occasione. Cari ragazzi, è da anni che lo dico, la tuta sporca di un meccanico non ha nulla da invidiare al camice bianco di un primario ospedaliero. Perché è il lavoro onesto che fa l'uomo. E invece abbiamo spiegato ai ragazzi che per entrare nella buona società bisogna avere per forza la laurea. Lo Stato ha il dovere di stimolare l'obiettivo della laurea, ha il dovere di sostenere chi vuole laurearsi, ha il dovere di sostenere chi vuole specializzarsi, ha il dovere di sostenere chi vuole diventare un'eccellenza in un mercato culturale sempre più globalizzato. Ma non siamo tutti uguali. Ci sono ragazzi al sud che a 17 anni, a 18 anni vogliono prendere il diploma e non vogliono più studiare.
e diventano NEET, cioè diventano quella fascia di giovani in età lavorativa dai 16 ai 29 anni, sono milioni in Italia, che non frequentano un corso di formazione, che non vanno all'università, che non imparano la lingua e che stanno sul divano. Beh, non possiamo continuare con questo andazzo. Ecco perché un ragazzo che ha 18 anni e vuole imparare a fare il falegname deve trovare una scuola di formazione che gli insegni a fare il falegname, che vuole fare il meccanico, che vuole fare il tornitore, che vuole fare il pizzaiolo, che vuole fare il cuoco, che vuole fare il cameriere di sala. Santo cielo, santo cielo! Non si può pensare di condannare un giovane a ricevere 4, 5, 6, 700 euro al mese senza doversi preoccupare di interrogarsi sul futuro, sul proprio futuro. Ecco, e concludo, qual è la scommessa. Avevo portato un sacco di percentuali, di numeri, ma che parliamo dei numeri? Qua siamo tutti, la pensiamo tutti allo stesso modo. Oh, e allora, lotta alla povertà. La povertà deve essere sconfitta sul terreno dell'inserimento nel mondo del lavoro. Per inserirsi nel mondo del lavoro oggi in un mercato competitivo serve avere un'abilità professionale. Questo vale per il laureato, vale per il diplomato, vale per chi ancora ha la terza media, e ce n'è tanta. Eliminiamo questa sacca di gente che non sa più cosa fare, e il denaro che si ottiene dalla mancata erogazione al beneficiario, al percettore di reddito, viene utilizzata per attivare un nuovo sistema educativo e formativo. Sì, un nuovo sistema educativo e formativo. L'ho detto ai nostri ministri, la scuola deve tornare a parlare con la fabbrica, la scuola deve tornare a parlare con l'impresa, perché se al terzo anno di un istituto professionale o di un istituto tecnico l'alunno non frequenta una bottega, non frequenta un'azienda, non frequenta un'industria, uscirà al quinto anno con una buona preparazione teorica, ma non ha mai visto un torno, non avrà mai visto un laboratorio di cucina, non avrà mai visto un laboratorio di falegnameria. E allora al terzo anno, assieme alla teoria, bisogna alternare la pratica, e al quinto anno il ragazzo consegue il diploma ed è nelle condizioni di presentarsi dall'imprenditore e di dire: so fare questo, voglio lavorare. Grazie, grazie mille per la bellissima panoramica che ci hai fornito. Daniela, forse in modo poco cavalleresco ti abbiamo lasciata per ultima, ma credo che sia stato opportuno, perché dalla tua, anche tu, panoramica e punto di osservazione, sia come ministro, per le tue esperienze anche manageriali, però potrai anche fare una sintesi quanto detto, soprattutto rispetto al comparto di cui ti stai occupando adesso, che è quello appunto del turismo, ma che allargherà la ristorazione, al commercio, all'intrattenimento, insomma, quali sono i danni che ha fatto il reddito di cittadinanza? Grazie, grazie Marco. Prima di risponderti vorrei soltanto celebrare 10 anni, perché oggi facciamo il nostro compleanno. Voglio ringraziare il nostro capo dell'organizzazione Donzelli, Chiara Colosimo, perché guardate... E anche un po' Sbardella. Scusa, anche, vabbè, ma ho detto loro due, potrei citare i volontari, tutti coloro che hanno partecipato, perché guardate che con orgoglio dobbiamo pensare che pochi partiti potrebbero organizzare un evento come quello di oggi. E oltretutto quello che mi fa piacere è che noi siamo fisici, è vero, la tecnologia, il digitale, ma noi siamo ancora quella comunità che ci vogliamo guardare negli occhi, abbracciarci, stringerci le mani, perché stare insieme è un valore aggiunto della nostra comunità. E quindi oggi, dopo quello che abbiamo passato con la pandemia, è un po' come quando uno si rompe una gamba
che ha poi bisogno della fisioterapia per riprenderci a stare insieme, vicini, uniti, e quindi è una rigenerazione e anche un modo di riprendere a capire cosa vuol dire essere comunità e stare insieme. E l'ultima cosa che mi fa godere ogni giorno, pensare che Fratelli d'Italia, che grazie a Giorgia ha riportato la storia della destra, che abbiamo il Presidente del Consiglio e che tutti i giorni quell'altra parte che si riempiva la bocca di politica al femminile, di donne, ma che erano sempre strumento di uomini, noi abbiamo il primo Presidente del Consiglio donna della storia d'Italia. Io credo che questo ci fa capire chi siamo, dove siamo, ma dove possiamo ancora arrivare. Detto questo, scusa Marco, rispondo. Reddito di cittadinanza. Spot dai balconi dove si diceva abolita la povertà. Spot in televisione che dicevano adesso ci abbiamo pensato noi all'occupazione, combatteremo anche la disoccupazione. Risultato: i poveri sono aumentati e la disoccupazione sta crescendo. Quindi non è che bisogna essere ideologici o bisogna essere... Siamo semplicemente persone normali che viviamo la nostra nazione nel modo reale, che siamo gente che si confronta con le associazioni di categoria, con gli stakeholder, con coloro che tutti i giorni, come dicevi tu, alza e abbassa la cler. E allora vi do solo due dati che sono incontrovertibili. Nella stagione passata turistica sono mancati al comparto del turismo 250.000 posti di lavoro con una perdita di 6 miliardi e mezzo. Queste non sono opinioni, sono fatti. Nella stagione che stiamo vivendo adesso del turismo invernale, a oggi mancano 60.000 posti di lavoro. Nessuno mi può convincere che hanno ragione a dire che il reddito di cittadinanza ha funzionato. È una balla, non è vero, perché ce lo dicono i numeri. È altrettanto vero, come diceva il ministro Musumeci, che però sono stufa di questa narrazione che ci dice che noi, i Fratelli d'Italia, non ci occupiamo degli ultimi, dei più fragili e dei più deboli, perché chi è della storia, della destra di questa nazione, ha sempre saputo che per noi la solidarietà è una stella polare che non abbiamo mai abbandonato di seguire. Nessuno di noi ha mai pensato di lasciare qualcuno indietro. Ma tutti abbiamo pensato che non è che coi sussidi risolvi i problemi della povertà. Perché vedete, Mario Onello, non ricordo, chi di voi ha detto non ci sono stati controlli. Ma è evidente che non ci sono stati controlli, perché l'obiettivo dei 5 Stelle non era il problema di risolvere la povertà al lavoro, era quello di portare a casa i voti che, se l'avessimo fatto noi, avrebbero detto quasi tutti i giornali e le televisioni d'Italia che avevamo messo in pratica il voto di scambio. E non è una bestemmia dirlo. E capire semplicemente quello che è successo. Allora, quello che io vi dico è che non abbiamo mai detto che non aiuteremo chi nella vita non ce la fa, perché siamo solidali. Ma noi aiuteremo coloro, perché non sarebbe giusto, che vogliono, aspirano ad avere un lavoro, perché il lavoro dà dignità agli esseri umani.
e non lo posso dire da madre che vorrei vedere mio figlio e i vostri figli sul divano, perché vorrebbe dire non sei utile, non ci servi, non abbiamo bisogno di te, non rompere, prenderti la paghetta di Stato e stai a casa. Non lo possiamo dire noi, che siamo nati grazie al sacrificio, alla visione di giovani. Quindi i giovani li vogliamo aiutare e dare loro il lavoro. E cosa bisogna fare? Due cose fondamentali. Formazione, perché è dirimente formare i nostri giovani. Ha bene detto Nello, ci vuole incrocio tra domanda e offerta. Questa è la cosa fondamentale che dobbiamo fare, scusate. È la cosa fondamentale che dobbiamo fare. Ma poi c'è un'altra cosa da fare. Guardate che se 20 anni fa fossero venuti a casa i nostri figli dicendoci voglio fare il cuoco, non tutti i genitori sarebbero stati contenti. Poi è cambiato, si è dato status a quel lavoro. C'è stato, e non mi vergogno a dirlo, il ruolo della televisione che ha appassionato i giovani e ha fatto capire che quello era un lavoro bello. E oggi i cuochi sono delle star, degli chef, gli ambasciatori del Made in Italy nel mondo. Io ce l'ho un'ambizione, che voglio che fare il cameriere sia figo, perché è un bel lavoro fare il cameriere, perché ci vuole professionalità, formazione, orgoglio di appartenenza, conoscere le lingue, avere una predisposizione psicologica. E vi dico una cosa in più, che guardate che se noi possiamo immaginare quell'ascensore sociale che i nostri genitori immaginavano per noi, lo può fare solo il mondo del turismo, l'azienda del turismo. Ma sapete perché lo può fare solo l'azienda del turismo? Perché è un'industria che non si può fare con le macchine, ma ci vuole la forza degli uomini, intesi come donne e uomini. E nel futuro l'industria del turismo sarà il comparto che potrà di più dare occupazione. Perché non si possono sostituire gli chef, i camerieri, gli assistenti di sala con dei robot. Perché c'è la componente umana. E allora dobbiamo capire questo, capire quali sono i settori dove possiamo e dobbiamo investire. Allora io sono certa, perché vedete, il turismo non è che nasce oggi perché siamo al governo. Io vi ricordo soltanto delle frasi dette da chi oggi è il Presidente del Consiglio, che sta dando e ha dato e dà tutti i giorni l'impostazione a questo governo. Era Napoli, febbraio 2021, pandemia, quando rivendicò e rivendica tutti insieme con l'orgoglio in quella piazza il diritto di non essere condannati a morte per decreto. Ed eravamo lì a combattere che si chiedeva lo stato di emergenza. Siamo stati l'unico movimento politico che abbiamo fatto un patto per il turismo. Ricordo le parole di Giorgia Meloni, sempre in quell'occasione, quando disse: centinaia di migliaia di aziende e milioni di lavoratori sono considerati figlio di un Dio minore, abbandonati dalla sinistra, dove stanno chiudendo un'intera filiera, ed erano lavoratori, imprenditori che per decreto non potevano più lavorare. Allora vedete, sto sulla mia materia, il turismo, che tanto ha sofferto, perché è stato il comparto che forse ha sofferto di più negli anni della pandemia, ma che, come siamo noi italiani, non si è mai abbandonata.
hanno messo tutta la loro capacità per continuare ad esistere. E allora credo che oggi il nostro governo, con il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riporterà al centro questa industria che può dare tantissimo, non come ha fatto il reddito di cittadinanza, che gli ultimi che si sono occupati, gli unici, erano i navigator. Ve la ricordavate la figura del navigator? Disoccupati che grazie a questa misura avevano trovato posti di lavoro. E per concludere, allora vi dico che siamo stati chiari in campagna elettorale, non siamo diversi oggi perché siamo al governo, siamo rimasti quelli che siamo. In campagna elettorale abbiamo detto aboliremo il reddito di cittadinanza e così abbiamo fatto. Certo, abbiamo avuto 30 giorni per fare la manovra, ma abbiamo detto, siccome non volevamo lasciare indietro nessuno, caro direttore, abbiamo detto 8 mesi di tempo. 8 mesi perché vogliamo mettere a punto i meccanismi per non lasciare indietro nessuno, ma soprattutto anche perché noi sappiamo che il lavoro non si crea per editto del governo, il lavoro lo creano le imprese, i commercianti, gli artigiani, e allora loro dobbiamo aiutare togliendoli i lacci, i lacciuoli, liberare le energie. Perché se abbiamo, come stiamo dimostrando, la capacità di liberare le energie, non siamo secondi a nessuno. Vinceremo questa sfida del governo, ma la vinceremo per l'Italia e per gli italiani. Grazie. Grazie, grazie Daniela. Abbiamo ancora 5 minuti. Approfitterei nel dare la parola all'amico Walter Rizzetto, che voleva giustamente puntualizzare sul tema della precarietà alcuni aspetti, però scusa un attimo, poi annuncio che sfrutterò la presenza di Mario Giordano per chiedere di fare una domanda ai nostri due ministri di 30 secondi, grazie. Guardate ancora pochi secondi, un minuto, perché durante e in seno l'intervento del ministro Musumeci, giustamente ho sentito qualcuno dalla platea gridare precario, precariato. Sono d'accordo con te, non so chi tu sia, sono d'accordo con te. Però attenzione, che nel nostro paese, governato negli ultimi 10 anni da una determinata parte politica, chi ha votato il decreto dignità, che va di fatto a precarizzare ancora di più il lavoro, colpendo il contratto a tempo determinato con i rinnovi onerosi, piuttosto che chi ha votato i licenziamenti collettivi, è la sinistra di questo paese che ha abbandonato gli operai e i dipendenti, scendendo poi un'altra volta in piazza con delle bandiere di sindacato ben stampate da qualche parte, dicendo che noi siamo a favore del lavoro. Quindi la sinistra molto banalmente ha abbandonato gli operai. Ci sono casi illustri di città molto importanti, vedo che ad esempio, e faccio un secondo di esempio, qui ci sono delle persone di Monfalcone, bene? A Monfalcone, città operaia, la sinistra ha perso e ha vinto la destra, proprio perché migliaia di operai non si fidano più di questa sinistra che li ha completamente abbandonati, precarizzando il mercato del lavoro. Ci occuperemo noi di quelle persone che loro hanno abbandonato. Ultimissima cosa, c'è il tema del salario minimo legale. Ne abbiamo discusso qualche giorno fa alla Camera dei Deputati con una mozione presentata dal centrodestra che fortunatamente, insomma, siamo in maggioranza, quindi è passata. Attenzione, oggi in Italia esistono i contratti collettivi nazionali, c'è la contrattazione che copre circa il 93-94%, miglioriamo la contrattazione collettiva, molto bene, cerchiamo di andare ad incidere con una sorta di salario laddove la contrattazione collettiva molto banalmente non è applicata, lì serve evidentemente andare a fare qualcosa, oltre, ed è un tema che a me sta particolarmente a cuore rispetto ai cosiddetti working poor, ovvero le persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese perché lavorano ma non hanno uno stipendio sufficiente per poter arrivare alla fine del mese, lavoratori poveri. Ricordiamoci un'altra cosa, che soprattutto in alcuni ambiti, e mi spiego, nell'ambito essenziale in questo caso delle gare d'appalto al massimo ribasso, illustri sindacati firmano contratti collettivi nazionali da 3,6 euro lordi all'ora.
però poi vanno in piazza. E quindi su questa cosa secondo me noi dobbiamo effettivamente, rispetto alla socialità del nostro governo, cercare di avanzare delle proposte e fare qualcosa. Grazie. Mario, prego. Ti ringrazio perché avevo proprio due cose un po' da grillo parlante, no? Siamo tutti d'accordo sulla sostanza, però due cose, due domande, io le faccio tutte e due, poi chi vuole risponde, ministro. Una riguarda poi proprio questo tema della precarietà, ma una prima, e cioè io non sono così convinto, ministro, che la... Come diceva lei, non regge la messa in scena di 5 anni. Non sono così convinto, perché noi viviamo molto in una società in cui quello che passa la comunicazione è ancora più importante della realtà. Per questo io, anche prima del mio intervento, ho cercato di sottolineare l'importanza, perché io lo so, perché ripeto, c'ero, Daniela, quanti dibattiti abbiamo fatto tenendo queste posizioni. Però attenzione a quello che passa. Allora, la prima domanda è... Non è importante solo quello che si è, ma quello che passa. Secondo me già da queste prime settimane il rischio che passi un messaggio molto diverso, il rischio è che invece che quel messaggio lì, che voi dite vabbè non regge perché non è vero, lo sappiamo tutti che non è vero, però il rischio che invece passi, che stia passando molto, perché la comunicazione è fondamentale, quindi non è così vero che la realtà si affermi in questo momento. Quindi la prima cosa è questo, cioè posso il problema non solo di quello che si è una domanda da grillo parlante, l'ho detto, faccio così almeno mettiamo un po'... come far passare, perché voi giustamente avete rivendicato quello che è, ma... Il problema è come farlo passare, il rischio che passi un messaggio diverso e che il messaggio degli altri non ci sia. La seconda osservazione, siamo d'accordo cari ministri sull'importanza del lavoro manuale, l'importanza dell'immagine, Daniela, dopo Masterchef faremo Master Falegname, così cercheremo di anche fare, e siamo d'accordo sul rapporto di scuola e lavoro. Ci feci la mia tesi di laurea in politica economica nel 1990 sull'importanza di avvicinare istruzione, perché è la cosa, e siamo ancora lì purtroppo, siamo anche l'importanza sui voucher, è fondamentale, perché io vengo dal Piemonte, come te, nella una terra di campagna, tutti noi siamo cresciuti andando a vendemmiare, andando a raccogliere le mele, andando a raccogliere le nocciole. Adesso se uno vuole far raccogliere le mele a un ragazzo, ai miei figli, io ho problemi, quindi è giustissimo. Però la domanda sulla precarizzazione c'è. Attenzione, perché anche qui è vero che la sinistra ha fatto, Monfalcone ci sono stato, l'ho raccontato, è stata proprio la distruzione del nobile lavoro operaio con forme di precarizzazione, facendo arrivare massa di stranieri per abbassare, perché poi questa è stata la cosa che ha fatto la sinistra, usare la manodopera clandestina per abbattere i diritti dei lavoratori. Questo è stato fatto in questi anni. Però attenzione, quindi bisogna recuperare da questo punto di vista. E quindi è giusto che il lavoro sia anche flessibile, ma è giusto anche che siano date delle garanzie. Perché tutti noi abbiamo iniziato facendo lavoretti, ma poi avevamo la prospettiva di un lavoro sicuro. Oggi abbiamo ragazzi, non più ragazzi, che arrivano a 40 anni con forme di lavoro precarie. Abbiamo forme di... è vero che ci sono tanti ragazzi che non vogliono lavorare, ma le inchieste dimostrano anche che ci sono, non tutti, non va demonizzate, ma tanti datori di lavoro che chiedono lavori che non sono in condizione dignitosa. Quindi i controlli ci devono essere su come funziona il reddito, ma ci deve essere anche su chi sfrutta il lavoro. E su questo che cosa si ha intenzione di fare? Torniamo sull'ambito della cavalleria e lasciamo rispondere prima Daniela Santanchè. Allora, mi verrebbe da chiederti, scusa direttore, ma tu vivi in questa nazione, corretto? Perché quando tu mi dici, ci dici, è giusto quello che voi dite, perché sappiamo, e chi non è malafede, tutti sanno che non lasceremo indietro nessuno, che ci occuperemo dei più fragili, delle famiglie numerose, di chi ha disabilità, tutto questo si sa. Ma perché non passa? Ma perché i giornali sono in mano all'altra parte? Le televisioni sono in mano all'altra parte, Mario. Il tema è che se anche noi dicessimo che oggi c'è il sole, ma per alcuni giornali direbbero che non è vero. Quindi noi ci possiamo sgolare nella nostra narrazione e nei fatti che facciamo ogni giorno.
ma non hanno interesse a raccontarli. Devono farci passare per quelli che sono cattivi, xenofobi, razzisti, contro la povertà. Qualsiasi sforzo, quando tu hai delle persone così in malafede, così nemiche e non avversarie, perché, per carità, mica noi siamo per il pensiero unico, mica noi vorremmo che tutti la pensassimo nella stessa maniera, ci mancherebbe altro, ma qua c'è il contro. Qualunque cosa fa il Presidente del Consiglio, i ministri, Fratelli d'Italia, è sbagliato per principio. Quindi la domanda che tu poni, scusami, è una domanda che non ha soluzione. Perché i quotidiani e le televisioni, tolto alcune eccezioni, e tu sei una di queste, non vorrei però farti l'elenco di tutti i giornaloni, di tutte le televisioni radical chic che a noi ci vedono come una schifezza, non è possibile far passare quello che facciamo. Questo deve essere, no, ma dobbiamo essere consapevoli, perché se non capiamo questo, non abbiamo capito il punto, caro direttore. A noi non diranno mai, ma scusate, ti faccio un esempio, la manovra di bilancio va in Europa e, voglio dire, grazie a Dio per il grande lavoro in 30 giorni che è stato fatto, dicono ok, va bene. Il giorno dopo li avete letti i giornali. Cioè, soffrivano da italiani al posto di essere contenti che potevamo fare questa manovra che serve agli italiani, il caro bollette, il caro energie, ma loro godevano a dire i paletti, il tetto del POS, i contanti. Ma allora io dico, ma non siamo tutti con la casacca della nazionale? Ma non siamo tutti italiani? Ma che cretino sei se vai nel resto del mondo, d'Europa, a parlare male dell'Italia e a godere se ci mettono una virgoletta, che l'hanno sempre messa tutti i governi, ma gli altri avevano i giornali, le televisioni, erano i più bravi. Mario, ma di che parliamo se non capiamo questo? Va bene. Beh, Daniela, scusami, no, però, ma figurati se non lo capisco, ci vivo e ne ho le cicatrici sulla pelle. Però la cosa che voglio sottolineare è, questo è un tema, questo è un problema, perché diventa importante fare passare, io ci credo alle cose, figurati, però diventa un problema anche il tema della comunicazione, di come cambiare. Si è rivoluzionato, hai detto tu giustamente, la prima donna del Presidente del Consiglio donna, si può rivoluzionare anche il mondo della comunicazione. Grazie. Si può cambiare. Ministro Musumeci, veramente in due minuti. No, Daniela, scusa, se Daniela, non abbiamo più tempo. Vuole comprare giornali e televisioni per, certo, Fratelli d'Italia, grazie. Va bene. Veramente in due minuti di cronometro, perché poi c'è da svuotare la sala. Dovrei rispondere alla domanda del direttore. Il problema c'è ed è serio, perché c'è una sacca di povertà che vive nella rassegnazione e quindi costretta a rinunce cocenti. A quest'area spesso riesce difficile poter parlare, e anche quando si prova a farlo non sempre il messaggio arriva al cervello e al cuore. Quindi il problema esiste ed è un problema di comunicazione che può essere neutralizzato, a parte la, come diceva il ministro Santanchè, c'è un problema di mobilitazione, di schieramento antigovernativo da parte di alcune importanti testate, ma c'è anche l'esigenza da parte del governo, ed è questa la sfida del governo Meloni, di dovere subito approntare una nuova politica per l'inserimento nel mondo del lavoro. È una sfida importante che si abbina anche a una riforma del welfare,
è una sfida che coinvolge i servizi sociali dei comuni, spesso ormai inesistenti perché non c'è più il personale adatto, soprattutto nei piccoli comuni dove la pianta organica non può permettersi il lusso di prevedere uno o due posti di assistente sociale. E c'è un problema di rivedere il mondo della formazione. Vi porto l'esempio della mia regione, dove si sono spesi miliardi nei decenni passati per la formazione. C'è un apposito fondo finanziato dall'Unione Europea sulla formazione, ma spesso la formazione serviva più agli enti di formazione che agli allievi, che ai partecipanti. E anche qui sarebbe bene cominciare a metterci il naso e le mani. Ecco perché io credo che la sfida sia proprio questa. Prelevare, lo dico con un termine inappropriato, prelevare un giovane che ha completato il ciclo di studi e che è pronto a mettere a profitto il proprio fosforo e le proprie braccia e chiedergli, si chiama orientamento, si chiamava una volta, che cosa vuoi fare tu nella vita? Dove ti senti maggiormente portato? Qual è la tua vocazione? Lo Stato, attraverso le sue strutture sul territorio, ha il dovere di accompagnare il giovane all'acquisizione della formazione, che può essere di 6 mesi, può essere di 1 anno, può essere di 2 anni, e aiutarlo ad inserirsi con incentivi agli imprenditori nel mondo del lavoro. Se io fossi Ministro per il lavoro, vi dico la verità, la prima cosa che penserei di fare: tu a 20 anni stai percependo il reddito di cittadinanza? Bene, dal prossimo mese la mattina alle 7 ti alzi, esci fuori e vieni a lavorare. Per conto di chi? Per conto dello Stato. La controprestazione. Prendo 400 euro, bene, e io ti pago per 400 euro di lavoro. Ma tu pensi alle aiuole, pensi ai giardini, pensi alla custodia, pensi a tutto quello che serve nel tuo paese, nella tua città. Solo così noi possiamo educare il giovane ad affrontare le criticità della vita, altrimenti avremo tolto a questi ragazzi il diritto a progettare il loro futuro. Grazie, grazie mille, grazie a Daniela Santanchè, grazie a Nello Musumeci, grazie a Walter Rizzetto e soprattutto a Mario Giordano, grazie mille. Nel invitarvi a uscire, perché appunto bisogna fare l'opera di bonifica, vi ricordo gli appuntamenti delle 15, la prima manovra del nuovo governo, Maurizio Leo, Raffaele Fitto, Adolfo Urso, intervistati da Massimo Martinelli. Poi alle 16 Fratelli d'Italia, 10 anni di amore per il territorio, con Giovanni Donzelli, Marco Marsiglio, Francesco Acquaroli, Fabio Roscani, Paolo Truzzo e Pierluigi Bondi con Nicola Rao. E soprattutto alle 17.30, intervistata da Paolo Del Debbio, ci sarà Giorgia Meloni. Grazie.